Allora, buongiorno, siamo in famiglia per l'appunto, siamo pochi, però magari ci sono ancora molte persone che ci seguono da casa, diciamo. E oggi parliamo, presentiamo altre due pagine nuove del portale Mnamon e con l'occasione diciamo qualche cosa a proposito delle lingue e delle scritture. C'è questa doppia veste, insomma, si dovrebbe parlare più della scrittura che non della lingua, però in certi casi è un po' difficile distinguere e non parlare dell'una insieme con l'altra cosa. E sono i casi soprattutto delle lingue di frammentaria, di molto frammentaria attestazione, come è il caso dell'Emnio di cui ci occupiamo adesso in prima battuta. E prima di tutto un'introduzione generale per chi non fosse addentro alla questione. L'isola di Lemnos si trova nel Mar Egeo, nel nord dell'Egeo, più vicina alla Turchia, moderna Turchia, che non alla Grecia, comunque nel settore settentrionale, il comparto settentrionale dell'Egeo, ed è l'unico luogo esterno all'Italia che ha restituito delle una documentazione epigrafica di una lingua affine all'Etrusco. Un tempo si considerava l'Etrusco come una lingua completamente isolata, seguendo la scia di Dionigi d'Alicarnasso, che l'aveva già definito in questo modo. In realtà adesso si sa che esiste un gruppo, appunto, un gruppo linguistico, è stato definito tirsenico, e che comprende almeno tre diverse lingue, a diversi gradi di parentela o di identità addirittura, in alcuni casi, come è stato ipotizzato. E le tre lingue sono appunto l'etrusco, che è quello meglio documentato. Si può dire che l'etrusco sia la lingua epigraficamente conosciuta meglio documentata del Mediterraneo, almeno del Mediterraneo occidentale, insomma, diciamo, rispetto al mondo classico. Le iscrizioni contemporanee greche e latine sono meno di quelle etrusche, quindi in realtà l'etrusco è conosciuto meglio. È chiaro che poi invece il latino e il greco hanno continuato la documentazione, quindi è possibile avere informazioni più fresche, più vicine. Nel caso dell'etrusco invece abbiamo quindi una gran quantità di materiale epigrafico che ci permette di interpretare la lingua e di riconoscere molte informazioni. Il retico nel nord dell'Italia e il lemnio, solo esclusivamente per il momento nell'isola di Lemnos, sono noti da poche iscrizioni, pochissime nel caso dell'Emnio, che arrivano a una ventina di iscrizioni vere e proprie o frustuli, più tutta una serie di sigle o contrassegni letterali minori, a volte solo di una lettera, che quindi non ci forniscono altra informazione che non quella epigrafica. E il retico invece è noto da un corpus un po' più sostenuto, con un maggiore possibilità di indagine. In ogni caso sia il lemnio che il retico sono conoscibili solo per il tramite dell'etrusco, sono interpretabili proprio per la loro somiglianza, che in alcuni casi arriva quasi all'identità di formule, di forme e di morfemi, di sintassi. Il caso dell'emnio in particolare ha suscitato alcune ipotesi interessanti da parte di Carlo De Simone, che è lo studioso linguista che si occupa di più della lingua, della scrittura, della lingua soprattutto di Lemnos negli ultimi tempi, insieme con una vasta letteratura già presente, già esistente. Per il Lemnio De Simone ha pensato addirittura a un caso di identità, nel senso si tratterebbe di un dialetto etrusco, di etrusco possibilmente trasferito dall'Italia, secondo un'ipotesi che già fu di Michel Gras e che voleva che Lemnos fosse la sede, un relitto, una sede di un avamposto della pirateria o della marineria, diciamo, etrusca nell'Egeo, e poi rimasto staccato in qualche modo dalla madrepatria e che ha conservato per un certo tempo la sua lingua. La questione si scontra con problemi di evidenza archeologica e problemi anche di evidenza linguistica, quindi non tutti quanti gli studiosi sono d'accordo né sul piano storico né sul piano linguistico. Una cosa va detta per quanto riguarda il lemnio, che effettivamente si sono esercitati sul problema soprattutto i linguisti, più che non gli archeologi. Gli archeologi hanno scavato, la scuola italiana di Atene, avevamo degli scavi in corso da moltissimi decenni nell'isola di Lemnos, e quindi ha ricavato moltissime informazioni anche sulla fase arcaica e sul passaggio dall'epoca pre-ateniese a quella ateniese, quindi tra il VI e il V secolo, e sulle fasi più arcaiche della presenza sull'isola, delle attestazioni di frequentazione dei siti dell'isola. Però non sono state affrontate probabilmente dal punto di vista epigrafico, se non in tempi recenti, dal punto di vista anche documentale, non sono state affrontate alcune questioni archeologiche che invece forse meritano maggiore attenzione e che si integrano con il dato linguistico.
Adesso vedremo una carrellata di alcune delle novità e qualche possibile informazione che può venire fuori recentemente. Allora, l'isola di Lemnos, come dicevamo, nel nord dell'Egeo, quella evidenziata in rosso nella cartina in alto, e condivide con le isole di Imbros, che è qui vicino, e di Sciro, la situazione di essere state sede di una colonia vera e propria clerichia ateniese nel V secolo, alla fine del VI, inizio del V secolo, sotto Milsiade, con un controllo ateniese diretto, e dicono le fonti che in precedenza, almeno per quanto riguarda Lemnos, Sciro e Imbros, la popolazione precedente non era una popolazione greca, era una popolazione pelasga, e racconta Erodoto che c'è tutta una sequenza di popolazioni, Sinti, cosiddetti, una popolazione dei Sinti sarebbe una popolazione anellenica del nord dell'Egeo, che sarebbe stata presente sull'isola fino all'invasione persiana e poi a quella, all'occupazione ateniese, per poi scomparire. Questa informazione, insieme con l'esistenza effettiva e documentata di una lingua anellenica nell'isola di Lemnos, ovviamente dal momento in cui si è scoperta l'esistenza di questa lingua ha dato atto a una serie di pubblicazioni e di studi per cercare di comprendere quanto della documentazione, dell'informazione storica fosse attendibile e quanto fino a che punto si potesse determinare la presenza di questa popolazione anellenica e quali fossero le sue caratteristiche. I siti principali che sono stati studiati adesso sono nella scuola di Atene, a uno scavo aperto da molto tempo ad Efestia, qui nel nord. L'altro grande centro presente, documentato, menzionato già da Erodoto per quanto riguarda l'occupazione ateniese, è Mirina. E poi qui abbiamo Caminia, dove è stata trovata la famosa stele che ha dato inizio alla questione Lemnia. La scrittura. Apriamo con la scrittura, che è poi ciò che ci interessa nel quadro del nostro lavoro per Mnamon. L'alfabeto lemnio, come dicevo, è noto principalmente da una unica attestazione, che è la grande stele di Caminia, che è una stele di cui parleremo poi ampiamente più avanti, con una serie di iscrizioni. Sono almeno due diverse mani, ma forse si possono addirittura dividere in tre o quattro diversi interventi di scrittura, con due grafie diverse, e che documentano quindi una vitalità della scrittura e un uso anche ampio della scrittura per un unico monumento. Per molto tempo è stata l'unica iscrizione disponibile ed è quella che ha ovviamente la maggior parte di bibliografia. È stata scoperta nel 1885, quindi sono oltre 100 anni che si esercitano vari studiosi a vario titolo per interpretarla e comprendere il significato della lingua. Per quanto riguarda la scrittura non c'è problema, si tratta di una scrittura greca, ma adattata e modificata. Un problema di cui parleremo poi più avanti è il suo rapporto eventuale con la scrittura etrusca. Però è una questione che apriamo. Adesso la documentazione lemnia è stata arricchita grazie agli scavi della scuola italiana di Atene, per una serie di documenti di frustuli e di documenti epigrafici vascolari, di solito composti da una sola parola, ma in qualche caso anche un po' più ricchi, che permettono di documentare la vitalità di questa scrittura. A suo tempo, già nei primi del Novecento, ancora per molto tempo, in realtà alcuni studiosi hanno sostenuto anche più avanti, si è sostenuto anche che forse la stele di Lemnos non venisse proprio da Lemnos, visto che comunque erano in posizione secondaria. Giacitura secondaria, cioè poteva venire magari dalla costa della Turchia oppure non essere propriamente il documento della lingua di Lemnos. Oggi siamo certi al 100% che si tratti del documento della lingua di Lemnos, perché abbiamo trovato, mi ci metto anch'io, anche non sono mai stato a Lemnos, però è stato possibile trovare documenti epigrafici da giacitura primaria, dagli scavi, e addirittura da contesti abitativi, oltre che da contesti sacri, quindi con una certa varietà d'uso, che documentano la presenza di una scrittura. Scrittura che, per quanto riguarda le prime attestazioni soltanto di sigle o lettere,
non risale oltre il VII secolo, ma nel VII secolo sono solo pochi casi, tre o quattro casi molto dubbi di singole lettere in mezzo a un grande numero, novero di contrassegni non letterali, non alfabetici, per cui potrebbero essere facilmente ignorati, mentre invece nel corso del VI secolo è documentata la presenza effettiva di una scrittura alfabetica in sigle o singole lettere, e poi verso la fine del VI secolo, concentrandosi quindi a ridosso di quella che sarebbe stata l'occupazione ateniese, c'è una gran quantità di documenti epigrafici che sono stati trovati. Quindi si direbbe che la scrittura sia stata utilizzata come, soprattutto in funzione di marker culturale, tardi, nel momento in cui c'è una presenza straniera, una presenza di persiani prima e poi di ateniesi, e quindi in qualche modo è una sorta di utilizzo della scrittura come documento della propria lingua locale, della propria presenza effettiva da parte del popolo di Lemnos. Questa è un'ipotesi chiaramente che può essere smentita da nuovi scavi, perché comunque gli scavi sono sempre piuttosto puntiformi per quanto riguarda le fasi più arcaiche, però per il momento la documentazione ci permette di avere questo tipo di ipotesi. Un'altra informazione utile sulla scrittura: come vedete sono evidenziate due diverse righe, perché ci sono alcuni segni che deviano dalla norma. In particolare si vede che nelle due iscrizioni della stele di Caminia, una delle due segue il modello generale con l'omicron circolare e il fi circolare e anche il teta circolare, mentre invece l'altra adotta regolarmente le forme quadrangolari. La stessa cosa è stata riscontrata nei frustuli vascolari, nelle iscrizioni vascolari. La maggior parte segue il modello dell'iscrizione principale della stella di Caminia, quindi con le lettere circolari, ma ne esiste uno un po' più articolato che segue il modello con la forma quadrangolare. Per cui evidentemente la scrittura aveva anche delle varianti, possibilità di varianti, nello stesso contesto culturale, quindi non sono varianti regionali o locali, ma si tratta evidentemente di modelli di scrittura diversi, dettati non soltanto da uno scriba, ma forse da esigenze di scuola, cioè attitudini diverse allo scrivere, ma varianti effettive. Veniamo ad alcune questioni dal punto di vista della lingua documentata. La scrittura trascrive, è una scrittura greca, come dicevamo, però trascrive una lingua anellenica, che ha quindi una fonologia diversa da quella greca. Non ha bisogno di alcuni dei suoni della lingua greca e quindi delle lettere corrispondenti, e queste lettere non sono attestate. Non abbiamo alcun alfabetario, ovviamente, insomma, non abbiamo alcun alfabetario, per cui non abbiamo la possibilità di sapere se esisteva un alfabetario completo o meno, e se magari nuove iscrizioni potrebbero fornirci nuove lettere che fino adesso non sono state attestate. Però qui il materiale è abbastanza ampio da permetterci di riconoscere una sequenza alfabetica che, guarda caso, è molto compatibile con quello che è la scrittura etrusca. I suoni, le occlusive sonore non sono documentate come nell'etrusco, quindi mancano il beta, il gamma e il delta, non sono documentati, e quindi chiaramente la sequenza alfabetica dopo l'alfa vede direttamente l'epsilon, come nelle scritture Etruria settentrionale, giusto perché nell'Etruria meridionale il gamma è stato riutilizzato per la vera risorda, per cui evidentemente l'Emnio condivide con l'Etrusco questa caratteristica, che è condivisa anche con il Retico, per cui il gruppo tirsenico non distingueva le occlusive sorde dalle occlusive sonore, almeno non nel modo in cui le avrebbero trascritte i greci. Un'altra caratteristica particolare importante è l'assenza di una delle vocali velari. L'Etrusco non utilizza l'omicron, mentre invece il Retico non utilizza l'ipsilon. Quindi ovviamente il suono O o U si appiattiva in un'unica vocale. Un lavoro di Agostiniani di qualche tempo fa ha permesso di ricostruire l'Etrusco come una struttura anziché a piramide, con l'apertura dalla A, una chiusura verso la I e una chiusura verso la U, in forma quadrangolare, in cui l'alfa copriva anche parte dell'espressività della fonologia della O, del suono della O, mentre invece l'upsilon etrusca avrebbe coperto la parte della O chiusa, in qualche modo la forma sarebbe qui in questo modo simmetrica. Per quanto riguarda l'Emnio, noi abbiamo un O che copre evidentemente lo stesso ruolo, la stessa funzione della U etrusca. Ovviamente abbiamo poco materiale e non abbiamo molta possibilità di sapere come fossero pronunciati questi suoni, possiamo solo fare delle ipotesi sulla base della documentazione disponibile, e non abbiamo molti casi di prestito, però c'è un caso in particolare, il nome Holaie, che compare sulla stella di Caminia ben due volte e che è una resa del greco Hylaios, o Hylaios, e che
in greco avrebbe una Y, mentre invece nel lemnio è trascritto con una O. Esiste un caso unico di un possibile Y, che è questo qui, la parola Wartamesa, che compare su una delle iscrizioni da un contesto abitativo, che però ha un secondo taglio in questa posizione. Siccome la posizione è quella in cui regolarmente si trova il digamma, nella stessa posizione, o si tratta di un Y utilizzato in funzione di digamma, oppure di una variante, in questo caso io l'ho posizionato sotto al digamma, di una variante grafica, cioè una contaminazione di Y e digamma in qualche modo. È possibile che fosse soltanto un caso occasionale, cioè una variante occasionata da qualcuno che conosceva sia la scrittura greca che quella lemnia e quindi ha utilizzato la Y in questa funzione, però ecco, è l'unico caso in cui potremmo avere questo dubbio. Ho preferito non inserirlo nella sequenza dopo la Y per non generare l'equivoco che esistesse la quinta vocale, è comunque una funzione semiconsonantica. Un'altra importante caratteristica dell'emnio, che è unica nelle scritture dell'Egeo, è la presenza di un secondo sigma, di due tipi di sibilante, che è qualcosa, una caratteristica condivisa con l'Etrusco. Anche l'Etrusco ha due sibilanti. Il lemnio non riesuma il sade, non utilizza il sade o il san di matrice corinzia come nell'Etrusco, ma introduce un segno particolare che poi non è altro che un sigma tre tratti regolarizzato, ponendo in verticale l'asta intermedia, il tratto intermedio, e prolungandola fino ad assumere l'altezza delle altre. Voi vedete, assume anche alcune caratteristiche di eleganza, insomma, lettere molto slanciate, e il segno quindi ha la forma di una sorta di doppio uncino, una sorta di... E quindi questo segno è un segno che non compare in nessun'altra scrittura greca e che quindi ha dato filo da torcere agli studiosi. Si è riscontrato abbastanza presto che c'è una corrispondenza con un segno della scrittura frigia, che però non esprime una sibilante, ma in quel caso esprime un tipo di iod, un tipo di una i semivocalica. E probabilmente è derivato, cioè quasi certamente in quel caso è derivato dallo iod fenicio, dalla scrittura originaria semitica, che aveva uno iod di forma più simile a quella, di solito generalmente con un doppio trattino in alto, e che si è trasformato quasi dappertutto in una i normale, una i come la conosciamo, uno iota quindi con l'asta verticale, però nel caso del frigio si è sdoppiata la scrittura, evidentemente per la necessità di distinguere i due tipi di i, come del resto il digamma e la y derivano tutte e due dal vau fenicio originario, per cui evidentemente è lo stesso principio funzionato. Nel caso dell'emnio si è pensato che il segno sia stato recuperato dalla scrittura frigia o comunque da una scrittura anatolica e poi utilizzato così come variante, visto che non serviva altrimenti per trascrivere una delle due sibilanti. Personalmente condivido poco un'ipotesi del genere, perché è vero che succede che si possa utilizzare un segno, ne abbiamo documentazione anche in Italia, quando il segno del Samec, che originalmente era una sibilante, poi è stato usato nelle lingue italiche per trascrivere una vocale, succede questo tipo di scambio nel caso di libertà. Però visto che si tratta propriamente di una variante della S, del sigma, come forma, è possibile che ci sia stata contaminazione tra una forma, quindi non una lettera, ma una forma disponibile perché non utilizzata altrimenti, e una variante del sigma ruotato. Quindi in questo modo si sono combinate le due cose. Non necessariamente penso che si debba ogni volta cercare di trovare un'origine, un punto di riferimento unico, perché i segni possono essere, se sono disponibili e liberi, possono essere ruotati. È vero è che questo è un segno molto caratterizzante della scrittura lemnia. Un'altra caratteristica dell'emnio è di essere spesso trascritto in bustrophedon, quindi con andamento da sinistra a destra e poi da destra a sinistra, quindi l'ordinamento, il posizionamento delle lettere in questo esempio, in questo modello alfabetico, è stato scelto sinistrorso, ma può essere anche destrorso, infatti le due iscrizioni che vedete sotto sono destrorse. E infine un ultimo elemento piuttosto importante è la presenza del chi nella forma di un tridente. Lo vedete in fondo alla sequenza, che è un'anomalia nel panorama delle scritture dell'Egeo. Le scritture dell'Egeo sono tutte del tipo rosso e quindi
no, scusate, del tipo azzurro, e dovrebbe, il segno a tridente dovrebbe servire a esprimere un psi, non un chi. Mentre invece il segno equivocabilmente, quando è utilizzato, è utilizzato per esprimere un chi, allo stesso modo in cui è utilizzato negli alfabeti occidentali, come quello etrusco, per cui la questione pone il problema della possibile derivazione diretta oppure del contatto tra la scrittura lemnia e la scrittura etrusca, ed è stato un argomento particolarmente utilizzato da questo punto di vista. Il problema è ancora dibattuto, resta aperto, ci sono state delle ipotesi che vorrebbero che ci sia stata un'occasionale interferenza dei due modelli alfabetici oppure un imprestito, un qualche influsso esterno nella scrittura, sono ipotesi ad hoc che è difficile dimostrare in qualche modo. Di fatto il segno a tridente è utilizzato in questa funzione, che è una funzione che non è attestata se non sporadicamente nell'Egeo, però questo sporadicamente dà il conto della possibilità che nell'attività di scuola, quindi dal punto di vista dello scriba, delle scuole di scribi, esistesse la conoscenza, la consapevolezza che il chi poteva avere quel valore e che quindi occasionalmente potesse essere utilizzato per determinati motivi. È possibile che lo scopo fosse un differenziazione dalle scritture, delle scritture greche, come per il sigma, invece di usare un semplice sigma a quattro tratti e un sigma a tre tratti, si è usato un sigma anomalo, alieno, un sigma frigio, una forma di lettera che richiamava l'Anatolia. Forse anche l'uso del tridente voleva essere uno scopo, avere una funzione di differenziare la scrittura lemnia da quelle greche nei dintorni. È possibile, non abbiamo prove al momento. Speriamo che la documentazione si continui ad arricchire. Recentemente c'è stato un ritrovamento importante di cui parleremo dopo, speriamo che ce ne siano anche altri. E veniamo finalmente alla stele di Caminia, che è il documento più importante. È stata scoperta, come vi dicevo, nel 1885, per puro caso, era stata in posizione di riutilizzo all'interno di una muratura di una chiesa, per cui non si hanno informazioni sul contesto originario. Ed è stata subito oggetto di moltissimi studi, anche perché aveva un suo interesse politico all'epoca. Nel 1885 non tutte le isole dell'Egeo facevano parte del Regno di Grecia, c'era ancora l'Impero Ottomano, scusate, torno un attimo indietro così vediamo l'indicazione, scusate la cartina, non è un granché, però il Regno di Grecia si è arricchito dopo la guerra di indipendenza negli anni 30 dell'Ottocento, si è arricchito nel corso del tempo di altri territori fino ad arrivare all'estensione attuale. Le isole erano in realtà in parte ottomane, in parte sono state poi occupate dagli inglesi e poi anche dagli italiani per quanto riguarda il Duca di Canneso. Per quanto riguarda le isole settentrionali c'era un problema di appartenenza. Chiaramente la Grecia rivendicava il controllo e il possesso di tutti quelli che erano i territori dell'antica Grecia, quelli un tempo occupati da parlanti le lingue elleniche, e con grande importanza dell'ideologia romantica che voleva che la libertà della Grecia fosse una sorta di restaurazione dell'antica cultura classica, e in qualche modo il problema di trovare delle iscrizioni anelleniche sarebbe stato un serio problema, un colpo a questo tipo di ideologia, di utilizzo della storia, del dato storico e archeologico per motivi ideologici contemporanei, e che ha creato varie risposte e reazioni da parte di studiosi un po' tendenzialmente orientati. In particolare per quanto riguarda Lemnos, che all'epoca era ancora sotto il controllo turco, e la vicina Imbros. Oggi ancora abbiamo lo stesso tipo di opposizione, perché Imbros fa parte della Turchia e Lemnos fa parte della Grecia. E per lungo tempo c'è stato un problema di capire se questa scrittura documentasse una lingua non ellenica davvero di Lemnos oppure no. Ecco perché era stata anche ventilata l'ipotesi che fosse stata portata come zavorra o come materiale da costruzione addirittura dalla costa turca, per poter dire, cioè non è roba nostra, quindi non la vogliamo. Tornando, eccola, alla stele, si tratta di un monumento piuttosto interessante e particolare, abbastanza unico. Al momento non sono stati trovati altri monumenti del genere, che ha fatto subito pensare alle stele dell'Etruria settentrionale, visto che si è riconosciuta prestissimo l'appartenenza, la pertinenza della lingua a un cotè affine a quello etrusco.
per via del fatto che c'era rappresentato un guerriero con uno scudo. Come vedete, c'è rappresentato, si vede la testa di un guerriero che spunta da uno scudo e una lancia, e c'è una serie di iscrizioni, ecco, qui si vede meglio in uno degli apografi che sono stati fatti, una serie di iscrizioni che corrono intorno e ricorda effettivamente visivamente quelle che sono le stelle dell'Etruria settentrionale. A lungo si è parlato di questa stele come di stele. Adesso di recente, molto di recente, è stato fatto uno studio da parte di Vincenzo Bellelli che probabilmente mette in crisi questa ipotesi di stele, e che la cosa è piuttosto interessante. Di regola viene utilizzato, visto, come vi dicevo, che sono soprattutto i linguisti che si sono occupati della stele e dell'Ennio stesso, anche se sono stati anche autorevoli archeologi a fare degli studi di contesto sul monumento. Di solito si studia la stele solo guardando la foto da davanti o il disegno, che sono i disegni tradizionali, sono stati fatti anche altri. Guardando invece il retro si vede che la stele non era lavorata né sul retro né sul lato destro, che è questo qui, sinistro guardandola di fronte, sì, mentre invece sull'altro lato c'era una rilavorazione, perché è stata aggiunta una seconda iscrizione. Questa è una seconda iscrizione aggiunta in un secondo momento, comunque da una seconda mano, non sappiamo quanto tempo è passato. Di fatto il retro non è lavorato e si tratta di una lastra, come vedete, piuttosto sottile. Inoltre noi abbiamo conservato solo una parte, e anche se all'inizio, nelle prime pubblicazioni, si è detto che doveva essere poca la parte mancante, se fosse una stele dovrebbe essere comunque essere destinata a essere infissa nel terreno, quindi comunque almeno un minimo di piede lo dovrebbe avere. Però vista la forma e la ricostruzione del personaggio, effettivamente è verosimile immaginare che si tratti di una figura intera e non una figura a metà. E la cosa pone un problema, perché proprio sul lato dove c'è l'altra iscrizione lo scudo si va a interrompere. Quindi sono state fatte dei tentativi di ricostruzione. Questo è stato uno sviluppo di Graham Emmerich a partire da un'ipotesi, da un disegno di Orgon, in cui si ricostruiva come poteva essere la stele se fosse stata tutta intera. E il problema è che non esistono confronti per un lavoro di questo genere, cioè un guerriero con uno scudo che non compare interamente, che è tagliato, forse addirittura è tagliato anche davanti. Cioè, va a chiudere, però chiudere proprio pelo pelo, ma sicuramente è tagliato dietro abbondantemente. Se lo si sviluppa completamente, ora non è detto che il piede dovesse essere così dietro, però avrebbe una... sono tornato indietro, scusate, avrebbe una posizione molto decentrata. L'ipotesi di lavoro di Vincenzo Bellelli, basata anche su alcuni confronti con altro materiale iconografico, chiaramente nulla di simile, perché nulla di simile esiste nei dintorni, nell'Egeo, è che potesse essere su più di una lastra, e che quindi ci fosse il seguito dello scudo, la continuazione dello scudo su un'altra lastra, e che potenzialmente potesse esserci effettivamente anche qualche altra figura, e quindi che potesse essere un rilievo, non una stele singola, ma un vero e proprio rilievo, riutilizzato in un secondo tempo senz'altro come stele, perché comunque è stato estrapolato e è stata aggiunta una iscrizione sul fianco, che quindi prevedeva che il fianco fosse libero. Il motivo per cui non sarebbero stati lavorati, lasciati grezzi i lati, salvo una sbozzatura generale, perché dovevano essere appoggiati comunque a una parete. L'ipotesi resta un'ipotesi adesso, al momento, però ha dalla sua diversi elementi di verosimiglianza, e permette quindi di riprendere il discorso da un'altra prospettiva, che Bellelli stesso dice che le due iscrizioni possono essere state messe in due momenti, perché giustamente una delle due, nel caso in cui fossero state montate due lastre, una delle due non sarebbe stata visibile, quindi non è ovviamente stata messa in un secondo momento, solo successivamente. Però anche l'iscrizione principale non è detto che facesse parte del rilievo originario, non lo sappiamo, dovremmo ragionare su questo argomento. Lavorando, e qui inizia qualche novità che vi dico adesso per la prima volta, lavorando soltanto sul piano iconografico, se l'ipotesi di Bellelli può essere presa per buona, io penso che sia molto verosimile, le figure... Normalmente in epoca arcaica, fino al VI secolo, difficilmente avevano questa gran quantità di iscrizioni nei dintorni, ma richiedevano molto spesso invece delle didascalie. E in posizione di didascalia, una posizione regolare di didascalia, avremmo proprio questa sequenza: Acher Tavarsio di fronte al viso del guerriero,
che è un nome proprio, quello che è stato interpretato come il nome probabilmente della persona raffigurata, anche se di regola si dice che si tratta di una stella onoraria per Olaie, Olaie Phokias, quindi Olaie di Focea. In realtà il nome di Olaie Phokias completo compare solo nell'iscrizione laterale, mentre qui compare questa sequenza Olaies Naphot, che letteralmente significa il nipote di Olaie, non significa Olaie. Per identificare Olaie in questa persona dovremmo eliminare la S del genitivo e quindi considerarlo un nominativo. La cosa non è regolare né per la scrittura lemnia, per quanto la conosciamo, per la lingua lemnia, per quanto la conosciamo, né per i confronti con l'etrusco, per cui è possibile che Acher Tavarsio sia il nome del personaggio raffigurato. In quel caso potremmo immaginare che forse originariamente c'era solo il nome di Acher Tavarsio e che il resto sia stato aggiunto nel momento in cui si è voluto trasformare questa elemento di una decorazione in una vera e propria stele. La cronologia della stele è, come dicevamo, probabilmente sempre nel periodo finale del VI secolo, a ridosso di quella che era l'occupazione ateniese. C'è un problema di cronologia anche per l'occupazione ateniese, non risolto dalle fonti, perché sappiamo che Milziade in due momenti diversi della sua vita è intervenuto nel comparto del Chersoneso, e quindi non sappiamo con certezza, non so se poi magari qualche lume me lo può dare il professor Ampolo, se qual è stato il momento. Ci sono due diverse datazioni, una alta e una bassa, e potenzialmente tutto il periodo è buono, dal 512 avanti Cristo fino al 492-93 avanti Cristo. Ogni momento potrebbe essere buono per l'occupazione ateniese e quindi per la clerurgia, e quindi non sappiamo poi anche quali gli scavi solo adesso stanno dando nuovi risultati, e noi speriamo che ci siano nuove informazioni per sapere cosa è successo nell'isola. Sappiamo da Erodoto, alla fine del libro VI, che la Milziade arrivò a Lemno e chiese ai pelasgi di essere annessi ad Atene, in sostanza. Ai Festia accettarono di buon grado, diciamo che insomma accettarono non potevano rifiutarsi di accettare, anche perché c'era il pericolo persiano in vista, mentre invece a Mirina ci fu una reazione, cioè non si accettò immediatamente, e quindi fu assediata Mirina, come abbiamo visto nell'isola Mirina è da questa parte e Festia è invece controllava il comparto settentrionale nord orientale. La stella è stata trovata a Caminia, ma non sappiamo quanto possa aver viaggiato prima di essere riutilizzata lì. E è possibile che questo monumento fosse precedente, come è probabile, all'occupazione ateniese, e che quindi sia stato smantellato successivamente a questa. Il motivo per cui è stata costruita, riutilizzata come stele, è probabile che, se è vera questa ipotesi di Vincenzo Bellelli, che la stele sia stata riutilizzata in un secondo momento, probabilmente in un contesto onorario o meglio funerario, per un personaggio che in qualche modo si richiamava all'ideologia della Lemno Libera. Insomma, utilizzare anche la scrittura in questo periodo era un modo per trasmettere un'informazione ideologica forte di indipendenza, e dai greci e dai persiani di autonomia e di indipendenza, identità. Veniamo un attimo alla lettura delle iscrizioni. Le iscrizioni, su questo recente tentativo di Agostiniani, che ha fatto il punto della situazione in un volume sulle origini degli Etruschi, che è lo stesso che ospita l'ipotesi di Bellelli, può essere interessante cercare di comprendere qual era la sequenza di questa iscrizione principale, che come vedete è piuttosto composita e non tutti gli studiosi si trovano d'accordo. La maggior parte degli studiosi leggono all'inizio della sequenza questa parte, Olaies Naphot Siasi. Probabilmente non è solo Naphot, ma c'è un segno che secondo Agostiniani è certo, secondo altri è più dubbio, che è un sigma a quattro tratti, quindi da pronunciare sh, secondo la trascrizione interpretativa. Quindi Olaies Naphot sh Siasi è quello che leggono di regola gli studiosi come prima iscrizione, poi proseguendo nella sequenza delle lettere orizzontali, Maras Mav Scialcveis Avis è visto Seronait Sivai. Dopodiché, di regola, la maggior parte degli studiosi leggono prima Acher Tavarsio e poi Wanalashal
Seronai, Morinail. Adesso vi risparmio questioni linguistiche, anche non tutte sono di mia competenza, per cui alcuni dei punti fermi sono che la presenza del termine nafot, o nafotsh, che è praticamente identico, virtualmente identico all'etrusco nefts, e che è un imprestito di indoeuropeo. Interessante questo dato, che non è stato al momento finora valorizzato dagli studiosi. Se davvero si tratta di un imprestito indoeuropeo, come è probabile da Nepos, se sto a base di Nepos, di Neptis, si tratterebbe di un imprestito comune, più antico della separazione tra Lemnio ed Etrusco, e per cui potrebbe essere un elemento importante per sapere quando è stato il momento in cui si sono davvero separati. Di regola si pensa che l'Etrusco lo abbia in Italia importato dal latino o dalle lingue italiche. Nel caso in cui Lemnio sia stato venuto dall'Italia, questo non creerebbe problemi. Nel caso in cui Lemnio sia separato, bisognerebbe capire qual è il momento in cui questo prestito è stato creato. Il nome Aqualaie o Aqualaies è presente in questa posizione iniziale, ed è quello che è presente anche nell'altra iscrizione, quindi è un elemento di comune. È un nome greco, Hylaios, che non è molto comune, è di una forma ionica, una forma non ionica, per cui è problematico sapere come sia arrivato come prestito. Comunque è un nome di origine straniera, evidentemente, mentre invece per Aker Tavarsio sembrerebbe un nome locale. C'è il problema dell'interpretazione della formula bimembre o addirittura trimembre, come è stato ipotizzato da molti studiosi. Questo Buanalashi al, che viene subito dopo secondo la sequenza di lettura, sarebbe una lettura, una formula trimembre, quindi con no prenome, gentilizio o tutt'al più patronimico e metronimico, altro elemento che sarebbe accomunante con l'etrusco, perché l'etrusco è l'unica altra lingua dell'antichità che conserva metronimici in quantità sufficiente. Agostiniani di recente, su questo suo contributo, ribadisce che la sequenza dell'iscrizione non è così sicura, e che in realtà secondo lui è probabile che Aker Tavarsio sia stato scritto dopo, perché le lettere sono un po' più piccole, che quindi è stato un po' posizionato come riempimento alla fine della scrittura. Probabilmente, se Aker Tavarsio fosse davvero la didascalia originaria, come da nuova ipotesi, dovremmo comunque separarle, quindi sia nel caso in cui Agostiniani abbia ragione, siano state scritte in sequenza opposta, sia nel caso in cui Aker Tavarsio fosse stato scritto per conto suo, effettivamente Buanalashi andrebbe lasciato da solo. E in realtà l'ipotesi della formula trimembre non spiega bene quello che viene dopo. Qui c'è un Seronai Morinail, in cui Morinail, io penso che sia abbastanza certo che si debba riconoscere il nome di Myrina, trascritto con la O come al posto della Y, come nel caso di Holaie e Hylaie, per cui Seronai, la maggior parte degli studiosi lo interpretano come il nome di una magistratura, e quindi probabilmente si tratterà nella magistratura a Myrina di questo Wanalas, e Wanalas sarà probabilmente il nome del magistrato, presumibilmente. È possibile che il nome sia completo e che sia Kertavarsio a essere magistrato, però c'è un problema di desinenze. Aker Tavarsio è in nominativo, mentre Wanalashial è in genitivo, e quindi evidentemente sta bene con quella sequenza. Dopo abbiamo questa sequenza, questa serie di altre indicazioni, tra cui spicca un'indicazione di anni, di età, Sialkveis Avis, che corrisponde abbastanza letteralmente e impressionantemente a quello che è in letrusco Sialkvis, che significa 40, e Avils, che è il genitivo di Avil, che significa anno, quindi di 40 anni. In realtà però una cosa che è stata notata e sottolineata è che il modo di esprimere l'età non è conforme al sistema etrusco. In etrusco si mette l'indicazione del verbo solo con verbo, si usa il verbo svalche per indicare, mentre invece qui ci sarebbe il verbo sivai, che corrisponde a quello che in etrusco è zivas, che significa vivo, essendo vivo. È probabile questa sequenza e questa corrispondenza, però non compaiono mai il numero degli anni insieme con questo verbo, e quindi sembrerebbe che non sia un diverso, cioè la lingua è molto affine, tanto da essere considerata quasi un dialetto etrusco, però la morfologia, la struttura della frase è un po' diversa. Sembrerebbe che sia una tendenza, una cultura epigrafica diversa, un modo di scrivere diverso.
Abbiamo di nuovo Zero Night che torna diverse volte e che è l'indicazione sempre di una magistratura, secondo la maggior parte delle ipotesi, con la parola hai visto che compare anche in coincidenza con Zero Night nella seconda iscrizione. Ora, cerco di tagliare un po' corto su tutti i dati linguistici della seconda iscrizione, che è molto più problematica, però vorrei sottolineare che il nome di Holai è ripetuto, è accompagnato qui da Foki Asiale, che è con ogni probabilità il riferimento all'etnico di Focea, e per cui questo Holai dal nome greco è indicato come il Foceo ed è uno straniero all'Emno, è un greco. È stata avanzata a suo tempo da Orgon un'ipotesi interessante che si trattasse di un fuoriuscito di Focea in seguito all'invasione persiana che avrebbe comandato la resistenza dei Lemni, quindi un eroe nazionale in qualche modo, ecco perché sarebbe fatto questo monumento. È possibile che sia comunque un personaggio di spicco, comunque integrato nella comunità locale. C'è di nuovo la parola Foche, che potrebbe essere di nuovo il nome di Focea, in fondo, però non è chiara la sequenza. Di nuovo, nella seconda iscrizione è stata aggiunta, forse in un secondo momento, l'indicazione visse anni 40 e Maras, non sta, oltre ad essere il mio cognome, è anche probabilmente un nome di magistratura, che compare anche nella iscrizione principale, e Maras per un anno, si intende, di regola fu. Aomai è stato assimilato all'etrusco ame, che è il verbo essere, anche se con qualche forzatura. Si direbbe quindi che siano state aggiunte informazioni ulteriori, a volte anche ripetute e ribadite, per spiegare chi era questo personaggio o che rapporto aveva. La seconda iscrizione in realtà è lacunosa e non sappiamo quanto manca, perché essendo su un fianco di quella che potenzialmente era una stele più del doppio di altezza, potrebbe essere molto più lunga. Si pensa che forse questo alfa si stia già piegando per chiudere il Bustrophedon, però non è un'ipotesi, è un'ipotesi un po' ad hoc. Tra l'altro non ho trovato nessuna fotografia decente dell'iscrizione laterale, ma ho notato che gli apografi non sono molto fededegni. Bisognerebbe rifare un apografo più sicuro, magari uno di questi è buono, però ci sono troppe oscillazioni tra l'uno e l'altro e quindi c'è il dubbio che possano esserci problemi. Veniamo a un'altra iscrizione, se no andiamo troppo a lungo, si potrebbe parlare ancora molto, poi se qualcuno ha domande sono a disposizione, per quello che so ovviamente. Ci spostiamo ad Efesti, e stavolta finalmente veniamo a documentazione che proviene da scavi archeologici, e fatti nel corso del tempo, soprattutto negli ultimi anni, dalla scuola italiana, e quindi sono contesti sicuri. Recentissima è l'acquisizione di una nuova iscrizione, preziosissima iscrizione lunga, diciamo, e monumentale, che viene dall'area sottostante il teatro, dove era presente un santuario, un luogo di culto, nella città di Efestia, che come abbiamo detto è in questa posizione ed è in corso di scavo, e l'iscrizione è apposta su una base di un donario, conservato solo in parte. Il donario è mancante, ma si trova all'attacco, era una statua evidentemente, una scultura che poggiava su quattro piedi, mentre sotto in basso il blocco è rovinato, ma si può ipotizzare che si trovasse su un supporto che lo sosteneva in alto, quindi su una colonnina o una colonnetta o qualcosa di questo genere. L'iscrizione è monumentale, scritta su due righe, sulla fronte del donario, e come vedete il donario doveva essere probabilmente una figura animale su quattro zampe. Si era pensato a una sfinge, però l'ipotesi è stata messa in dubbio da Beschi, se non sbaglio già, perché le sfingi di regola sono raffigurate accucciate, accovacciate, quindi poggiando con due zampe e con tutto il treno posteriore, mentre in questo caso abbiamo quattro attacchi puntiformi che stanno meglio con una figura su quattro zampe dritta. E in questo caso si può ipotizzare a un leone o comunque a un altro animale, quattro zampe. L'iscrizione sulla fronte, come vedete, è molto regolare, è stata scolpita a caratteri cubitali e la grafia è sempre quella regolare dell'iscrizione principale della stella di Caminia, che è quella più diffusa, non è quella quadrangolare, ma è quella con le forme rotonde.
La lettura è abbastanza chiara, il problema si pone eventualmente per la sequenza. De Simone ha dedicato molte pagine a questa iscrizione, è stato lui il principale editore fino adesso e sostiene con ottimi argomenti che l'iscrizione vada letta dal basso verso l'alto. Agostiniani ha puntualizzato che questo è un tipo di grafia che di solito si usa per iscrizioni poste in alto, una sequenza come nelle autostrade quando si legge prima la scritta vicina e poi quella lontana. In questo caso l'ipotesi si adatterebbe bene all'idea di una posizione sopraelevata del donario su una colonnina o su qualcosa del genere. Leggendola quindi dal basso verso l'alto si legge Soroms Aslash e poi continuando con il bustrofedon da sinistra a destra Ktaonosi Heloke. Il problema principale di tutti gli interpreti è stata questa sequenza HKT, quindi HKT, che non si giustifica né nel quanto conosciamo del resto della lingua lemnia, né nel greco né nell'etrusco. L'ipotesi che è stata fatta è che si tratti qui di una parola, probabilmente una parola straniera, e che sia stato utilizzato un sistema di apografia, cioè le lettere valevano in funzione sillabica, in particolare qui lo het è stato utilizzato in questo modo come HE, quindi da leggersi come hectaonosi, se non addirittura come hecataonosi, quindi anche il K con la vocale d'appoggio. E ci sono confronti per casi di questo genere, di regola non iscrizioni monumentali, ovviamente di solito sono per iscrizioni vascolari un po' più cursorie, però è possibile che ci sia questo tipo di fraintendimento o di, più che altro di utilizzo della lettera in funzione sillabica. Anche l'etrusco ha diversi casi di questo genere. C'è sempre da domandarsi se si tratti di errori perché si va a suono oppure se si tratti di qualcosa di voluto magari per risparmiare spazio, visto che l'iscrizione è ben inquadrata nella sua cosa, però in ogni caso sono ipotesi che sembrano un po' ad hoc da questo punto di vista. Hecataonosi, tolto il suffisso si o osi, anche considerando la vocale d'appoggio, che è del dativo, cosiddetto pertinentivo in etrusco, che è in funzione di regola di dativo, o eventualmente di aggettivo o in altre funzioni, però in questo caso possiamo immaginare che sia un dativo, quindi sia un destinatario. Quello che resta, se si legge Hecataon, potrebbe avere a che fare con il nome di Ecate o comunque con Hecataion o con altri nomi di origine greca, quindi è possibile che il destinatario avesse un nome di origine greca. Interessante che proprio qui a Efestia il capo si chiama Hecaton, capocento, però non credo che questo abbia qualcosa, è una curiosità che ho notato venendo in treno, però sicuramente si tratta del destinatario, questa è l'unica cosa di cui siamo sicuri. Il verbo è heloke e questo verbo trova un parallelo piuttosto forte nell'etrusco. In etrusco conosciamo la voce helu, che nel cippo di Perugia indica, secondo l'interpretazione più probabile, qualcosa che è innalzato, che è posto in alto oppure che è costruito. Quindi starebbe bene con è stato innalzato il donario, è stato costruito il donario per questo Hecataon, che è il destinatario. Problema un po' più grave si pone per quanto riguarda la prima parte, o comunque la seconda riga, che secondo De Simone leggiamo per prima, che deve contenere evidentemente il soggetto. Non sappiamo se il soggetto era Soroms o Aslash o eventualmente tutti e due, perché dal momento che, come l'etrusco, presumibilmente l'emnio non doveva avere una flessione del plurale nei verbi, anche due soggetti avrebbero letto lo stesso verbo heloke. È possibile però che uno dei due sia l'oggetto, quindi indichi l'oggetto stesso in quanto tale. Bisogna eliminare la possibilità che qualcuno immagini che Aslash abbia a che fare con Aslan, che in turco significa leone, perché il turco non c'era in questa zona, per cui anche se è molto suggestiva la cosa va eliminata, quindi lo dico proprio per far sì che nessuno lo pensi. E comunque ecco, il discorso è un'iscrizione regolare che segue la morfologia delle dediche etrusche, con la differenza che però l'etrusco di regola non usa il pertinentivo come destinatario di una dedica di dono votivo, tranne alcuni casi, di regola è il genitivo. Vero è che non abbiamo nessuna iscrizione di dedica etrusca con il verbo helu, però
C'è un motivo per cui il Etrusco non usa in realtà il verbo il pertinentivo. Il pertinentivo indicava il destinatario nelle iscrizioni di tipo muluvaniche, che erano iscrizioni di regola destinate al dono profano, al dono aristocratico. Nel momento dell'abbandono, in epoca arcaica, già nel VI secolo, del modello muluvaniche, si è scelto di usare principalmente il verbo turche, che è un verbo di proprietà e che regge il genitivo. Ci sono alcuni casi, c'è un caso molto dubbio che però potrebbe essere in cui il muluvani che regge il genitivo, ma è uno contro una gran quantità, mentre invece di regola il pertinentivo non è mai retto dal verbo turuche né dagli altri verbi di dono, aliche, dell'etrusco. Quindi è probabile che l'etrusco abbia abbandonato per motivi culturali il pertinentivo, perché era legato a questa pratica di dono, del dono muluvaniche. E comunque per motivi culturali ha cambiato il verbo. Nel caso del Lemmio, ovviamente noi abbiamo poca documentazione, non possiamo sapere, però non c'è nessun dubbio che il pertinentivo in questo caso indichi un oggetto indiretto e quindi il destinatario della dedica. Mi riservo di ragionare ancora sull'argomento, quindi forse in futuro qualche cosa verrà fuori. Speriamo che vengano altre documentazioni, altro materiale. Un altro importante complesso è il Telesterion, sempre nel centro della zona di Efestia, dove sono state trovate una quantità di iscrizioni ridotte, per lo più purtroppo tutte che ripetono la stessa parola, la parola Novaisna, che viene ripetuta molte volte, in caso anche abbreviata, o se non abbreviata è la forma base da cui deriva Na. Na somiglia molto all'aggettivo etrusco in Na, per cui dovremmo immaginare che Novaisna sia una forma aggettivale da Novais, e Novais almeno in questo caso è attestato. Siccome con un passaggio di tempo il Telesterion non ha restituito documentazione greca, ma in altri Telesteri dell'isola di Lemnos sono state trovate, più tardi chiaramente con 200 anni di differenza, sono state trovate iscrizioni simili ripetute molte volte che dicono Hieron o Hierà, per cui l'ipotesi più verosimile e che sembrerebbe a questo punto la più solida è che Novaisna significhi sacro. Questo però è un duro colpo all'ipotesi che si tratti di etrusco trapiantato dall'Italia, perché noi il linguaggio del sacro etrusco lo conosciamo molto bene e Novaisna non trova posto, non c'è in nessun modo. Non esiste solo la base Nov, potrebbe essere confrontata con una base Nuv che in un paio di casi compare in iscrizioni arcaiche ma che non in contesti sacri, probabilmente in contesti onomastici. E quindi in realtà è piuttosto difficile giustificarlo in qualche modo, soprattutto poi prendiamo solo Novais. L'etrusco ha diversi modi di esprimere il sacro, Kver è il più comune dell'età recente, ma anche Nuna, diffuso nell'età arcaica, con sfumature diverse, o Ais c'è. Per cui se noi potessimo isolare Nov, avremmo Ais. Però è un'ipotesi un po' forte, un po' ad hoc, insomma, è l'unica ipotesi. Aisna esiste, Aisna etrusco esiste, ed è una parola che indica sacro, però in senso sacrando, tabù, intoccabile. Non è usata mai per oggetti o votivi, non si dice che un oggetto è Aisna. Si dice magari che Aisna è utilizzato per definire una persona, probabilmente in un contesto Aisia, in quel caso in un contesto tombale, funerario, e si ipotizza che sia un sacer, una qualche persona che è stata macchiata di un reato di sacerdà, passibile di sacerdà. Poi abbiamo altre attestazioni, questo Zari dipinto, un'iscrizione dipinta, mi piacerebbe vederla perché l'etrusco conosce un termine utilizzato sporadicamente in contesti sacri che è Zaru o Zarua. Sarebbe carino vedere se per caso si può ipotizzare che si tratti di una U, ma una U l'Emio non ce l'ha fino a prova contraria, per cui dobbiamo prendere Zari, però la base potrebbe essere simile, la stessa. E poi abbiamo un Atitas posto su un peso da telaio, quindi sempre un contesto, è sporadico, però probabilmente di un contesto votivo, che De Simone aveva proposto di leggere la Titas, quindi di interpretare come una formula bimembre, nell'ottica di dimostrare che anche le formule bimembri, quindi il gentilizio, che è una creazione propriamente etrusca, sia stato importato e quindi si provenga dall'Italia. In realtà il supposto lambda è molto dubbio e in ogni caso sarebbe stato con il vertice in basso, mentre invece di regola il Lemnio ha il lambda col vertice in alto, per cui Atitas si giustifica facilmente anche con confronti greci, per cui potrebbe essere un nome proprio. Da capire se si tratti di un nome femminile o maschile, di regola i nomi sui testi da traio sono femminili, però fare una regola in base alla documentazione greca e poi applicarla a Lemmio è sempre pericoloso.
Infine c'è un contesto abitativo che hanno restituito della documentazione epigrafica, ci sono alcuni dei graffiti principali, il Guartamesa che abbiamo visto prima, poi altri graffiti frustuli. Interessante vedere che un'iscrizione piuttosto complessa come questa adotta la scrittura quadrangolare, quindi adotta il secondo tipo di grafia in un contesto abitativo, quindi evidentemente esistevano due modi di trascrivere la scrittura lemnia. Problema che si è posto di recente, se l'alfabeto sia un alfabeto etrusco, un'importazione etrusca o una creazione locale. Ovviamente avete visto che la maggior parte degli elementi sono elementi strani, anomali, sia nel panorama greco che nel panorama etrusco e che guardano all'esterno. È stato però sottolineato fortemente la presenza del segno a tridente, come dicevamo prima, che in etrusco trova la sua giustificazione perché l'etrusco, derivando dal sistema euboico calcidese, mantiene questo tipo di segno per il chi, utilizzato per il chi. Però sarebbe l'unico elemento contro invece molti altri di differenza, tra cui l'utilizzo di questo tipo di sigma che non trova confronto nell'etrusco e che si giustificherebbe male. Pure per assurdo, ragionando per assurdo, se degli etruschi che portavano un proprio alfabeto fossero venuti a Lemnos, perché avrebbero dovuto cambiarlo? E poi, una volta che l'avessero cambiato, perché avrebbero dovuto utilizzare una norma delle sibilanti diversa da quella d'origine? Sarebbe un po' strano come elemento. L'unica norma delle sibilanti etrusca che possa essere in qualche modo accostata è quella ceretana, che prevede l'uso del sigma a tre tratti e del sigma a quattro tratti, che è una norma che però si documenta solo verso la fine, seconda metà del VI secolo, per cui sarebbe anticipata dal Lemnio, quindi sarebbe un po' strano come anomala, e chiaramente non utilizza il sigma di quel tipo, che è un sigma che è utilizzato soltanto nel Lemnio, a quanto noi sappiamo. Un altro elemento interessante della scrittura, questo non l'ho detto prima, è che tutte le volte che si utilizza lo het è sempre con la traversa centrale obliqua, che cui evidentemente è un'indicazione normativa della norma della scrittura, che non è conforme con il principio di simmetria, per cui è qualcosa che è voluto, fa parte del modello che veniva insegnato, mentre invece appunto in etrusco, come del resto nel greco, di regola si utilizza il tratto orizzontale. E diciamo che gli elementi sono più a favore di una creazione locale, direttamente dal greco, eventualmente utilizzando degli elementi esterni, e il motivo, al momento fondante di una creazione di un alfabeto, sembrerebbe essere piuttosto tardo, quindi comunque nel VI secolo, difficilmente nel VII, se alcuni di quei frustoli possono essere presi per buoni, delle singole lettere possono essere prese per buone. Però nel VI secolo si può giustificare una reazione all'onnipresenza greca nell'Egeo da parte di una cultura locale che voleva affermare la propria identità utilizzando una propria scrittura. Qualcosa di simile lo abbiamo più o meno nella stessa epoca per la scrittura del cosiddetto alfabeto nucerino, nella scrittura della Campania, che è stato creato in un contesto di sovrabbondanza di presenza greca e presenza etrusca, con una scrittura che deriva da quella greca, sì, ma è stata deformata talmente tanto da renderla irriconoscibile, per cui evidentemente lo scopo della scrittura identitario era sentito nel corso del VI secolo in contesti diversi e poteva essere sentito e poteva avere una sua efficacia. E questo è un motivo forse per cui la maggior parte della documentazione lemnia, almeno fino ad adesso, si colloca proprio nel momento delle invasioni esterne, le invasioni persiane e delle invasioni greche, ateniesi, però come momento in cui si scrive di più per far vedere, almeno in modo monumentale, per far vedere che si è presenti, insomma, che esiste questa identità etnica locale. Un problema che invece si è posto e che, se fosse confermato, sarebbe dirimente, esclusivamente dirimente per la provenienza dall'Italia, è quello della presenza di interpunzione sillabica. L'interpunzione sillabica è un sistema di apprendimento e di insegnamento della scrittura che poi si ripercuote sulla scrittura quotidiana, di uso comune da parte degli scribi, per insegnare a distinguere le sillabe aperte e le sillabe chiuse. Quindi, per fare un esempio pratico, la parola mulvaniche viene segnata come lettera esterna a una sillaba aperta, la L di mulvaniche. Mulvaniche. In questo modo la pronuncia era facilitata e chi imparava a leggere,
poteva leggere tutte sillabe aperte, ma quando trovava una lettera fuori dal coro, fuori dalla norma, si fermava e non aspettava di leggere quello che veniva dopo. Questo è un modo per semplificare la lettura agli inizi, che però poi si ripercuote nell'uso grafico. Anche se non è utile, non dà informazioni utili, veniva ripetuta in molti casi. È un tipo di grafia che è documentata tra la fine del VII e la prima metà del VI in Etruria meridionale, principalmente a Veio, ma non esclusivamente a Veio, anche a Tarquinia, a Cerveteri e in altri centri, nell'Agrofalisco e in altri centri, e che poi viene trasmessa probabilmente nell'ambito delle scuole santuariali nel Veneto, dove è applicata ancora più rigorosamente fino alla fine della documentazione del Venetico, e in Campania, abbondantemente diffusa. Probabile polo di diffusione di questo sistema di interpunzione è stato il santuario di Portonaccio, che è il luogo dove è meglio documentata. Però va sottolineato che non è nata nel santuario di Portonaccio, perché comunque ci sono documentazioni più antiche rispetto a quelle del santuario di Portonaccio, che riguardano sia il sistema grafico dell'area urbana di Veio, sia quello di Cerveteri, per cui evidentemente l'interpunzione sillabica esisteva da prima nell'ambito delle scuole scribali. Cosa interessante ed importante, non è attestata da nessun'altra parte al di fuori dell'Etruria e delle derivazioni etrusche, quindi il Venetico e la scrittura della Campania. Se davvero ci fosse un'interpunzione sillabica nella stella di Caminia, avremmo un documento, una prova che si tratta di un contatto diretto con l'Italia, in particolare con l'Etruria meridionale. Sì. Problema dell'interpunzione sillabica è che per essere applicata regolarmente deve segnare tutte le vocali e le consonanti che escono fuori dalla sequenza consonante vocale, dalla sequenza della sillaba aperta. Nel caso delle iscrizioni di Lemnos invece non è così. Intanto l'unico posto è l'unico luogo dove è documentata è l'iscrizione principale della stella di Caminia, o le iscrizioni principali, comunque nella sequenza principale della stella di Caminia, e segna di regola soltanto con sequenze di tre punti ai due lati della lettera i sigma finali, in pratica, il segno S alla fine. Nel caso di Olaies, nel caso di Sialkveis, vedete, di Avis, di Maras. E poi compare sporadicamente altrove, in questo caso in Vana, l'Asial ci sono due punti, non sono sequenza di tre punti, ma sono due punti. Questa cadenza non è regolare per l'interpunzione sillabica e in più crea problemi laddove in Sialkveis noi abbiamo una sequenza di lambda, chi e di gamma che non è segnata. E qui questa, in questo caso, non è un'interpunzione utilizzata nel modo in cui si usa l'interpunzione sillabica, ma anche Seronait, il teta finale, oppure Nafots non sono segnati, per cui non è utilizzata in questo modo regolare, né nel modo quasi maniacale dei Veneti, né nel modo piuttosto regolare di Veio, che qualche volta ha delle deroghe, però in questo caso sono tutte deroghe praticamente. Di recente ho avuto modo di studiare i casi di interpunzione e di identificare una un'usanza grafica dell'Etruria meridionale del Lazio, che è identificata lì, poi non so se ha diffusione anche altrove, che prevede l'uso di sequenze di 3, 4 o 5 punti attorno a una lettera. In quei casi, in alcuni casi sono evidenziati, non ho pensato di portare delle immagini, scusatemi, in alcuni casi sono evidenziati nel... Ci sono delle lettere singole che sono all'interno di una parola, per esempio la parola Hatiasnas su un leoncino di Bucchero di provenienza probabilmente veiente, l'alfa Hatiasnas, l'alfa è identificato da due sequenze di tre punti ai due lati. Siccome il personaggio Veltur Hatiasnas compare anche in un'altra iscrizione contemporanea da Vulci, in cui è nominato Veltur Hatisnas, probabilmente l'alfa era da espungere, è stato identificato e segnato in questo modo per espungerlo, e quasi in tutti i casi in cui si ha questa attestazione, non sono moltissimi, saranno 4 o 5 casi, è facile identificare che la lettera era da espungere. In un altro caso c'è scritto Tafnai e lo iota non c'entra niente, la parola è Tafna che significa coppa e lo iota in fondo è da espungere. E un altro caso possibile, il motivo per cui mi sono occupato di questa cosa, è la fibula prenestina, in cui abbiamo una sequenza di tre punti che identifica proprio il famoso problematico fe faced. Se si toglie quel fe e resta faced, abbiamo una parola di tranquillissima latina ben nota, che potrebbe però non essere tanto una... Qui la situazione è molto più complessa, perché ci sono interventi diversi sulle... Originariamente c'era scritto fe faced, e poi è stato corretto in fe faced. Fe faced potrebbe essere un errore di ripetizione.
identificato in questo modo. Il motivo per cui si ricorre a una cosa di questo genere, anziché a un semplice graffio per cancellare, che è la cosa più comune nel caso della grafia, potrebbe essere semplicemente di non rovinare un'iscrizione di carattere monumentale o decorativo, importante, insomma, di carattere importante, come nel caso della fibula prenestina o in altri casi di dono, iscrizioni di dono che non dovrebbero essere pasticciate. Una cosa che credo sia piuttosto importante ed interessante da questo punto di vista è che la pratica corrisponde praticamente esattamente a quello che è il significato letterale del verbo interpungo, espungo in latino, che significa segno con un punto fuori da, letteralmente, mentre interpungo è segno un punto tra, espungo è questo scopo, e spiegherebbe forse tramite la pratica scribale cosa significa il verbo espungere, cioè eliminare, sottrarre qualcosa, cancellarlo, segnandolo con dei punti. In questo caso è possibile che lo scopo sia questo. Io però dubito che questo tipo di pratica, che pure è una pratica attestata, per quanto ne so, soltanto nell'Etruria meridionale e nel Lazio, possa essere dimostrata per quanto riguarda l'iscrizione di Lemnos, dove se togliessimo tutti quei sigma, a parte il fatto che sarebbe un grave errore ripetuto tante volte, avremmo più problemi di quanti ne risolviamo. Quindi lo escluderei completamente. E però nel fare questo lavoro di ricerca ho notato che ci sono molti altri casi in cui dei segni di interpunzione identificano delle desinenze o degli elementi morfologici. A volte anche nel caso di peparai si identifica un prefisso nell'iscrizione falisca che poi vedremo dopo, e in altri casi si identifica soltanto la parte finale o un suffisso. Mi domando se in questo caso questa iscrizione, questo segno che insiste e ribadisce il segno del genitivo non sia stato un pezzo grafico dello scriba, compare solo in questa iscrizione, per identificare le componenti morfologiche, i genitivi, ribadire la funzione di genitivo. È un po' strana come cosa, però altrimenti dovremmo dire che sono dei punti messi un po' a caso, visto che ribadisce sempre il sigma finale. C'è una cosa che nelle iscrizioni più tarde in cui compare l'interpunzione sillabica si conserva solo, quasi solo ed esclusivamente nelle desinenze di finale, di genitivo. La S finale, cioè la lettera consonante messa in fondo, quasi a dire qui finisce l'iscrizione o qui finisce la parola, spesso viene marcata. È possibile che lo scopo sia quello, di marcare una desinenza in qualche modo. Questo è quanto mi sento di dire fino a questo punto. Quindi, tornando al quadro, noi abbiamo questa lingua lemnia che è chiaramente apparentata con l'etrusco, ha molti punti in comune sia nella morfologia, nella sintassi, sia soprattutto in alcuni degli elementi del lessico, però molti altri elementi del lessico sono differenziati e distinti. Sembrerebbe non essere propriamente una lingua etrusca, forse potremmo dire tirsenica per essere più prudenti, quindi nel gruppo tirsenico una lingua strettamente apparentata con l'etrusco e con elementi di comunanza tali che fanno pensare che ci sia stato un contatto non troppo remoto nel tempo, però non possiamo dire quanto indietro nel tempo si può andare, però anche con degli elementi di indipendenza che non si giustificano se non dopo una lunga distanza di tempo. Noi non abbiamo molti degli elementi che nell'etrusco sono più significativi, non abbiamo il sistema numerale, non abbiamo elementi di parentela se non quel nafot, che però, vi dico, è molto importante e molto problematico nel caso. C'è da pensare, c'è da riflettere. La probabilità che l'alfabeto non sia di importazione etrusca non è un argomento a favore di una distinzione delle due lingue, come del resto, cioè sarebbe un elemento sicuro di provenienza dall'Italia se si potesse dimostrare che viene dall'Italia, mentre invece il contrario non è un elemento che a sfavore della presenza di etruschi nel tempo, perché potrebbero essere venuti degli etruschi analfabeti e poi aver reinventato l'alfabeto, cioè reintrodotto l'alfabeto locale, non sarebbe nulla di strano. C'è di fatto il problema che noi abbiamo, se vedete questa sequenza, la cartina dell'etrusco e il retico e il lemnio qui, abbiamo questa grossa lacuna in mezzo dei Balcani in cui noi non abbiamo nessuna documentazione epigrafica e non sappiamo quali fossero le lingue parlate. Abbiamo delle informazioni sull'illirico ma sono molto più tarde e successive e non sappiamo quali movimenti e quante altre genti si potessero muovere. Quindi in teoria è possibile che ci fossero molte altre lingue che documentate che si parlavano lungo la strada. C'è un caso particolare di un riferimento alla Macedonia, che è un frammento di informazione riportato da Stefano Bizantino, dice che dei personaggi, Aianos, il re dei Tirreni, avrebbe fondato la città di Aiane in Macedonia.
al seguito di Enea, presumibilmente, insomma, se entra nella serie dei contatti occidentali. Per cui comunque c'era una tendenza. Un'altra informazione ce la dà Erodoto, che ci dice che c'era, Dionigia di Carnasso, che ci dice che c'era una lingua della Calcidica, la penisola della Calcidica, che era affine al dialetto di Cortona, la lingua di Cortona. Nessuno ha mai pensato nell'antichità di connettere il Lemnio all'Etrusco, però a Lemnos si diceva che abitavano dei Tirreni, e tutta la dottrina dei Pelargoi della tradizione attitografica fa riferimento a movimenti e contatti tra Oriente e Occidente e Tirreni che si muovevano, i Pelasgi e Tirreni che si muovevano da un lato all'altro. Quindi diciamo che gli antichi erano coscienti che c'erano dei contatti presumibilmente culturali o forse, cioè presumibilmente solo linguistici quasi sicuramente, presumibilmente anche culturali tra Egeo e Italia. Quanto questo possa essere poi ricondotto a un movimento diretto da Oriente verso Occidente, come del resto sostenevano gli attidografi, non lo sappiamo, né sappiamo quante altre informazioni ci sono precluse al giorno d'oggi. Non so quanto tempo mi è rimasto, dico ancora che ora è. Va bene, diciamo ancora qualche parola sui falisci, così completiamo, anche perché insomma poverini, li abbiamo lasciati trascurati un po'. Mi sembrava più importante e più utile dare spazio all'Emnio, qualche novità in più infatti. E per quanto riguarda i falisci, la grossa novità è nel 2009 la pubblicazione di un lavoro monografico ampiamente documentato da parte di Gabriel Baccum, un linguista che ha dedicato un'ampia monografia che è disponibile online sul falisco e che ha fatto il punto della situazione raccogliendo tutta la documentazione le iscrizioni. Non è dotato di apparato iconografico, però ci sono tutte le indicazioni bibliografiche per cui si può andare a rintracciare facilmente le indicazioni epigrafiche, le immagini delle iscrizioni. Rapidamente, per inquadrare il discorso sul falisco, l'area falisca e la contermine area catenate sono delle enclave anetrusche all'interno al di qua del Tevere, insomma dalla parte etrusca del Tevere, e si trovano, come vedete, scritto molto piccolo però si vede qui, e sono nella zona dell'Etruria meridionale, a contatto diretto con Veio. In particolare i falisci sono schiacciati, diciamo, tra Veio e l'area orvietana, mentre invece l'area capenate è un comparto, un angolo più vicino che nell'ansa del Tevere, che si colloca a ridosso di Lucus Feronia. Il falisco in quanto tale è una lingua latina. C'è un grosso problema linguistico di che tipo di parentela ci sia tra il latino e il falisco, più facile forse di quello rispetto all'Emnio, tra il Tusco e l'Emnio, perché se non altro c'è la prossimità geografica, però c'è il problema di sapere se il falisco è un dialetto latino rimasto separato, tagliato fuori dal resto del Lazio per una migrazione protostorica, oppure se si tratti di una lingua affine al latino, molto affine, molto gemellata, diciamo, con il latino in qualche modo, derivante da un unico filone indoeuropeo originario, oppure ci sono altre sfumature di tipo di parentela linguistica che i linguisti hanno cercato di determinare, perché ci sono alcuni elementi che avvicinano il falisco al latino di Roma e non di Roma, extraurbano, altri elementi che invece lo distinguono. Personalmente ritengo che la questione andrebbe affrontata sul piano diacronico, e quindi quello che originariamente doveva essere l'unità latino-falisca, non possiamo fare delle ipotesi su quando si sia generata questa divisione, probabilmente in un momento, in epoca protostorica, e si è andata man mano differenziando e distanziando per mancanza di contatti diretti. Nonostante la prossimità, i falisci hanno partecipato più della coine culturale etrusca che non della coine latina, e quindi hanno chiaramente attinto molte più informazioni dall'ambito etrusco, e hanno modificato anche la propria lingua e alcune delle proprie consuetudini grafiche e di pronuncia in base alla vicinanza falisca, vicinanza etrusca. E in più erano a stretto contatto e in comunità di intenti e di interessi con l'ambito capenate, che è, anche se molto più ristretto e ridotto, è particolarmente attivo dal punto di vista culturale ed è di lingua presumibilmente strettamente affine al sabino. Quindi si tratterebbe di due enclave, una sabina e una latina, nell'area etrusca, che ripetono un po' quella che era la situazione originaria di Roma, che era una miscommissione sabino-latina sotto influenza etrusca, in ambito in scala maggiore per quanto riguarda il territorio e con esiti storici diversi.
Falisci e Capenati hanno condiviso praticamente per tutta la storia conosciuta le scelte politiche di Veio, tanto da ereditare, Faleri, la capitale dei Falisci, ha ereditato il ruolo di baluardo contro l'opposizione romana, contro l'avanzata romana subito dopo la caduta di Veio, e hanno in qualche modo quindi hanno avuto un ruolo più da Etruschi che non da Latini per quanto riguarda la storia del popolo. Dal punto di vista della lingua e della scrittura abbiamo qualche elemento, qualche cosa che possiamo dire, qui ci sono alcune indicazioni. Ecco, quei numeri che sono indicati vicino ai principali centri dell'Agrofalisco è il numero di iscrizioni etrusche che provengono dall'Agrofalisco. La cosa interessante è che la maggior parte delle iscrizioni vengono da Civita Castellana, Faleri, l'antica Faleri, da non confondere con Faleri Novi, che invece è il luogo dove sono stati deportati i Falisci dopo il 241, dopo la presa di Civita Castellana, quindi di Faleri Veteres. La maggior parte vengono da Faleri, ma ci sono anche iscrizioni falische da Corchiano, da Vignanello, ma anche da altri centri minori, secondari o meno ricchi dal punto di vista documentale, mentre iscrizioni etrusche vengono solo da questi centri, che sono i principali. In particolare Narce è un problema aperto, perché Narce non ha restituito alcuna iscrizione falisca. Ha restituito solo iscrizioni etrusche, come vedete sono la maggioranza dell'Agrofalisco, e mentre quelle di Faleri, le nuove iscrizioni di Faleri, sono quasi tutte su oggetti importati, per cui potrebbero essere state iscritte fuori da Faleri, nel caso di Narce invece abbiamo iscrizioni presenti nelle tombe, alcune anche piuttosto lunghe. Per cui è stato sostenuto in passato da Cristofani che Narce fosse in realtà una colonia etrusca, una città etrusca, anche se in qualche modo condivide parte della cultura materiale falisca. Probabilmente Narce è stata più etrusca, almeno nel VII secolo, in età orientalizzante, nel momento in cui c'è la maggior parte della documentazione, ha assunto un ruolo più etruschizzante o più etrusco rispetto agli altri centri. L'ipotesi di Giovanni Colonna è che Narce fosse il centro di Fescennium, e quindi un centro propriamente falisco, però non abbiamo ancora elementi, non abbiamo trovato mai iscrizioni etrusche, falische. Questa è una cosa particolarmente significativa. C'è stato un convegno l'anno scorso, che adesso è in corso di pubblicazione, quei atti sono in corso di pubblicazione, a un seminario, diciamo, un incontro di studi alla British School, che proprio su questo argomento, sull'identità dei falisci, con particolare attenzione al problema di Narce, che vede posizioni diverse da parte degli studiosi. È probabile comunque che sia Narce che Faleri, come del resto Capena, abbiano comunque condiviso una forte influenza da parte di Veio e siano state comunque chiaramente innestate in un tessuto culturale etrusco, nonostante abbiamo mantenuto una propria indipendenza. In particolare Faleri ha fatto della lingua e dell'epigrafia, della scrittura, un proprio marker culturale importante per il seguito. Corchiano ha una situazione mista, che in diacronia, guardandola in diacronia, vede gli etruschi presenti più tardi. Nella fase più tarda ci sono maggiori quantità di gentilizi di origine etrusca e di iscrizioni etrusche, mentre invece in origine non c'è almeno una minore documentazione. Quindi è probabile che ci siano ondate diverse di etruschizzazione, più o meno forte, a seconda anche del momento storico e delle preferenze culturali. A parte questo discorso, guardiamo l'alfabeto falisco, che è una creazione autonoma derivante dalla scrittura etrusca. La scrittura in Italia è arrivata per il tramite dei greci, come sappiamo, nel tramite euboico calcidese, ma è stata trasmessa precocemente subito all'Etruria, l'Etruria meridionale, dalla quale è stata rielaborata e ritrasmessa ai centri, alle altre popolazioni, che non hanno preso la scrittura dall'ambito greco, eccetto alcune popolazioni dell'Italia meridionale. Abbiamo menzionato prima l'alfabeto di Nucerino o l'Ausone, ma ci sono altri pochi casi in cui la scrittura è derivata direttamente dal greco, quella tarantina, di origine tarantina del Lucano, ma nella maggior parte dei casi la scrittura deriva direttamente dall'etrusco, con alcune modificazioni più o meno forti a seconda della volontà di differenziazione. E questa volontà di differenziazione si va posta anche sul piano diacronico, storico. Nel momento originario della scrittura, nel VII secolo, tra l'VIII e il VII secolo, la scrittura viene trasmessa nel corso del VII secolo all'area contermini, all'area latina, all'area falisca e verso nord all'area leponzia, così com'è, trasmessa esattamente come il modello greco, tanto da conservare alcune delle lettere originali del modello greco.
E anche se l'etrusco non utilizza alcuni dei suoni, delle lettere, perché non aveva, dei grafi, perché non aveva i suoni corrispondenti, qui abbiamo un esempio di modello etrusco, modello vagliente, dimenticato di mettere le didascalie, scusate. Questa è la sequenza completa dell'alfabetario di Marsigliano d'Albegna, rimessa in ordine. L'originale è scritta da destra a sinistra, l'ho rimessa in ordine per metterla a confronto con il resto, con gli altri alfabeti. Questa sequenza comprende tutti i segni, anche quelli non utilizzati dall'etrusco. Come vedete, l'etrusco ha abbandonato i segni che non gli servivano, come il beta, il delta, l'omicron e il samec, mentre li ha ritrasmessi ad altre popolazioni, in altre lingue, quindi altri comparti epigrafici, solo in questa fase tra il VII e la prima metà del VI secolo. I primi ad accogliere la scrittura sono stati sud, latini e falisci e capenati, probabilmente per alcune delle documentazioni, dove abbiamo documentazione che risale già alla fine del VII secolo, in qualche caso anche più addentro nel VII secolo, per i falisci fine VII e per il latino, salvo il caso dell'Olla di Ostria dell'Osa, che è isolato ancora nella metà dell'VIII secolo, c'è documentazione che risale alla fine del VII, alla seconda metà del VII, e nel nord, nell'area Leponzia, che precocemente accoglie la scrittura già nell'ultimo quarto del VII secolo. Per quanto riguarda i falisci, vediamo che la scrittura viene accolta quasi tout court, così com'è dalla scrittura etrusca. La tendenza grafica è scrivere da sinistra a destra, ma non mancano scritture da destra a sinistra, cioè abbastanza, in questa fase originaria del VII secolo ci sono oscillazioni nel senso della scrittura. Ci sono alcuni vezzi grafici che però compaiono sporadicamente, come questo tipo di het con la traversa obliqua. Una caratteristica della scrittura falisca è l'uso del sigma multilineare, che viene assunta abbastanza presto nella scrittura e poi mantenuta fino a per tutta la documentazione. E poi abbiamo il coppa che compare in queste due forme, chiaramente prendendo a prestito anche la forma del fi. Come vi dicevo, ci sono casi di interferenza delle forme di altre lettere quando non sono usate, trasmesse. C'è un problema per l'iscrizione di Magliano Sabina, in cui Colonna intravede un fi e legge funoz, mentre invece Poccetti e altri hanno letto cunoz, e la scrittura è proprio quella di un fi tagliato. Quindi sapere se ha mantenuto il valore originario oppure se sia una variante del coppa, visto che la scrittura, anche se l'iscrizione viene dall'ambito sabino, la scrittura è falisca, presumibilmente dovremmo leggerla come un coppa, però siamo in un contesto talmente ibrido e con termine che si può immaginare qualunque cosa. Una particolare importante aggiunta dell'agrofalisco è il segno a freccia che serve per indicare la F, quindi l'aspirante labiodentale sorda, che il falisco, come il latino del resto, aveva, mentre il greco non possedeva originariamente. L'etrusco soltanto molto più tardi aggiunge il segno a 8, che le cui più antiche attestazioni, se si eccettua, se si elimina la stella di Vetulonia, che secondo Agostiniani va letto come un tetam, Felusches, credo che la documentazione di Agostiniani sia abbastanza buona e quindi tendo a credergli, si sposta molto più avanti. A questo punto il segno a 8 ci si sposta verso la fine del VI addirittura, mentre invece nell'ambito italico, già nella prima metà del VI, abbiamo la fiaschetta di Poggio Somavilla, che quindi documenta la nascita del segno in ambito italico e la sua trasmissione in ambito etrusco. Il falisco importa probabilmente o inventa insieme con l'ambito capenate il segno a freccia, che non esce da questa zona, da questo comparto, quindi resta un segno caratteristico della zona falisco-capenate. La più antica attestazione risale all'alfabetario di Leprignano della fine del VII secolo, ma è praticamente contemporanea con l'Olla di Cerere, di Civita Castellana. Quindi evidentemente questo segno è stato codificato, diciamo, nella seconda metà della fine del VII secolo, probabilmente, quindi abbastanza presto e precocemente rispetto all'ambito etrusco. Quindi documenta una certa indipendenza dall'Etruria nel trattare la materia grafica. È nata evidentemente abbastanza presto una scuola scrittoria falisca, probabilmente falisca, che ha reinterpretato l'alfabeto secondo le esigenze locali. Va notato che il falisco non ha, finomeno fino ad oggi, la documentazione è piuttosto ricca, non ha nessuna documentazione di beta, di B, per cui non sappiamo se la B era utilizzata oppure no. Quindi questo potrebbe essere un tratto etruschizzante della lingua falisca rispetto al latino.
Vorrei mostrare qui un'iscrizione che credo possa essere identificata abbastanza sicuramente come falisca, anche se non viene dall'ambito falisco. È l'unico caso di un'iscrizione falisca che viene da fuori, viene da Roma, sì, è un'iscrizione della Scala Caci, che è stata letta, si legge post abbastanza chiaramente, e è stata interpretata un primo tempo da Colonna come postumus, quindi nome di postumo, ma se guardiamo al dato grafico, il latino di Roma, questo qui sotto che vedete sono tutte le varianti grafiche arcaiche della scrittura latina a Roma, non conosce il sigma multilineare. Il sigma multilineare si trova soltanto fuori da Roma. Nelle iscrizioni latine fuori da Roma si trova molto spesso, mentre a Roma è stato scelto da subito evidentemente di non utilizzarlo. E anche la P fatta con un tratto così rettilineo, quindi con un uncino vero e proprio, a Roma è documentata in un paio di casi che però hanno il tratto sempre incurvato. Fuori da Roma si trovano casi di questo genere, ma a Roma no, in realtà è quasi una sfumatura in questo caso, però entrambe le cose guarderebbero all'esterno, potrebbe essere anche un latino di fuori Roma, però post, la sequenza post ha un significato particolare in falisco, perché falisco usava un termine che è suo esclusivo, posticno, che significa sacro, al posto di sacer usa la parola posticno, trovandosi in una zona passibile di essere zona delle Scale Caci, passibile di essere zona di culti, è probabile che questo post sia un posticno falisco la datazione dell'oggetto è nella prima metà del V secolo, un falisco di passaggio che ha fatto un'offerta a Roma. È l'unico caso di un'iscrizione falisca, possibilmente, non è certamente, ma possibilmente falisca, esterna all'agrofalisco. Qui abbiamo l'iscrizione principe del panorama epigrafico falisco, che è l'Aula di Cerere, che viene da Civita Castellana, che è stata esposta a Villa Giulia, è piuttosto problematica perché c'è un problema proprio di ricomposizione dell'oggetto. L'Aula è composta da molti frammenti e non è facile capire quella posizione reciproca dei singoli frammenti e quante lettere tra l'uno e l'altro vengono a mancare. Quindi sono state fatte diverse ipotesi di trascrizione. Il disegno qui è un disegno tratto dall'epigrafia italica di Morandi, ne sono stati fatti anche altri successivamente, sono forse più aggiornati per quanto riguarda la posizione reciproca dei due grossi settori, questa frattura non ha quasi contatto, però resta ancora molto dubbio ed è piuttosto problematica la sequenza. Si sa che si tratta di un'iscrizione che chiama in causa Cerere, Keres, nominata qui all'inizio, e poi ci sono tutta un'altra serie di elementi linguistici e di elementi di informazioni utili, importanti. Non si è più tanto sicuri che alla sequenza dopo Keres sia scritto Farmentum, che sarebbe un corrispondente del latino frumentum dal punto di vista linguistico, morfologico, però a partire dalla base del farro. Non è più tanto sicura questa cosa, perché bisognerebbe essere sicuri della rispettiva reciprocità dei frammenti, degli attacchi. Né è tanto sicuro che ci sia menzionato Euios, nel senso di Bacco, Laufir, Euios, che sono le altre due ipotesi che erano state fatte. L'iscrizione, è un'iscrizione di dono, è un'iscrizione sacra perché menziona Cerere, è un'iscrizione di dono perché è menzionata qui una sequenza in cui si dice Praujos Urnam Sociai Carai, Forded Carai. Offrì alla socia, alla cara Sochia, compagna evidentemente, l'urna, l'olla, c'è anche una firma che però chiama in causa tre nomi, che non è facile ricondurre a uno come è stato ipotizzato, quindi con una sequenza trimembre oppure con soprannomi, ma sono menzionati personaggi Euios, Mama e Zextos. Ora, Euios in passato si è detto che potesse essere un epiteto di Bacco, di Liber, e quindi ricondotto alla prima parte dell'iscrizione, ma Mazextos poteva essere il nome di un artigiano con formula bimembre. Un po' difficile, anche perché Zextos non ha una forma di gentilizio, non è facile stabilire, è possibile che siano menzionate più di una persona, che siano quindi indicate più di una persona nell'iscrizione.
visto che dobbiamo un po' accelerare, vi ho detto che a Narci abbiamo una grossa quantità di documentazione etrusca. La cosa interessante è che ci sono alcune delle più lunghe iscrizioni arcaiche etrusche presenti a Narci, che condivide con Cere questa sorta di funzione letteraria, di centro culturale di iscrizione, di punto di vista grafico. Evidentemente a Narce, come a Cere, la tendenza è stata quella di trascrivere lunghi brani, a volte con valenza poetica, che prima venivano recitati a voce, e quindi c'era questa tradizione di trascrivere c'è stata questa breve per parentesi una tradizione di trascrivere dei testi orali per iscritto, perché all'inizio della documentazione epigrafica inizia subito una serie di iscrizioni molto lunghe. Il tipo di scrittura, come vedete, è condiviso, il tipo di tradizione è condiviso da Faleri, che però usa il falisco, quindi c'è questa divaricazione, che probabilmente era anche una divaricazione politica. Si trattava dei due principali centri, dei due centri egemoni della regione, e i due nel loro modo di esprimersi ci dicono quali erano le tendenze politiche di scelta. Narce però ha una particolarità di essere sì molto legata a Veio, sia per il fatto dell'uso della lingua etrusca, sia per la trascrizione, sia per la tipografia, che richiama molto quella veiente, ma lo richiama in modo indipendente, cioè ha caratteristiche di indipendenza, molti diversi elementi che deviano dalla norma di Veio, il che fa pensare che probabilmente a Narce è stata impiantata una scuola di scrittura etrusca, e questo è il motivo per cui ci siano tutte queste scritture, iscrizioni etrusche già in epoca orientalizzante. Alcune delle deviazioni dalla norma di Narce anticipano varianti grafiche che sono proprie dei dialetti italici e del Sabino, dell'abito Sabino Capenate, per cui non è forse azzardato pensare che forse Narce è un centro irradiatore di questo tipo di varianti, uno dei centri che ha innovato la scrittura e che l'ha trasmessa alle popolazioni, ai gruppi contermini. L'alfabeto falisco ha anche una sua fase recente, visto che arriva poi fino alla romanizzazione, e anzi è uno dei marker dell'indipendenza falisca, è stata proprio la scrittura fino alla completa piena romanizzazione nel secondo secolo addirittura, e come vedete la derivazione è abbastanza lineare, con alcune varianti che però sono piuttosto interessanti nell'ottica della differenziazione anche dall'etrusco. Questo tipo di alfa che richiama una R, una nostra moderna R, e che non va confusa con la R bicaudata aperta, che invece pure è presente e che guarda all'ambito latino, ci dice che c'è stato un tentativo di distanziarsi e di differenziarsi dall'originaria coinè come culturale etrusca, assumendo delle forme in parte indipendenti, autonome, in parte latinizzanti. Rispetto all'etrusco, notate, manca il digamma, che non viene mai utilizzato, ma il falisco usa sempre la U, come il latino del resto, per imposizione antivocalica. E il sigma multilineare continua fino alla tarda documentazione, fino ad essere soppiantato da una S in tutto e per tutto latina solo nelle iscrizioni più tarde. Ci sono degli elementi molto latini, come anche la L o la E. Vediamo qualche caso di iscrizioni. Ci sono alcune iscrizioni piuttosto interessanti e preziose, sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista culturale. Abbiamo questo produzione di iscrizioni di vasi a figure rosse falische del gruppo Foyed, che si data ancora nel IV secolo, la seconda metà del IV secolo, e che rientrano in tutta un'ampia casistica di produzioni vascolari falische, che hanno ereditato in parte da Cerveteri il ruolo di produzione di città di Tura Medinale, anche da Tarquinia, il ruolo di centri produttori di ceramica a figure rosse. E in alcuni casi sono caratterizzate, in questo caso in particolare sono una coppia di chiliches identiche caratterizzate da una ripetizione di un motto dipinto in falisco, in lingua falisca, che recita Foyed Wino Pafo, o Pipafo nell'altro caso, Cracarefo, che si legge praticamente in latino, quasi latino perfetto, con tutte le deviazioni rispetto al latino standard del latino falisco, Hodie Winum Bibam, sarebbe il futuro di Bibo trasformato in declinato come se fosse della prima declinazione, Cras Carevo, cioè oggi berrò vino, domani mi mancherà,
che è un'esortazione al bere, cioè al godersi il momento, godersi l'attimo, una sorta di tra il nunc est bibendum e il carpe diem contemporaneamente. E la cosa interessante è che ci sono una serie di elementi che sono specchio della lingua e che rientrano nel discorso della parentela con il latino, quanto stretta sia. Ma vedete, carefo è un calco, è quasi identico a carebo, cioè è praticamente la stessa forma, mentre invece nel caso di pafo e di pipafo abbiamo un futuro in fo, quindi un futuro nella forma che in latino sarebbe bo, però su un verbo della terza irregolare, che in latino non trova nessun parallelo, nessuna corrispondenza, e in più con la doppia variante dell'uso della forma raddoppiata oppure semplificata, la forma base nello stesso verbo. Evidentemente c'è o un'alternanza, difficile pensare a un errore, possibile anche un errore di copiatura, però si tende a pensare che ci sia la possibilità di pronunciarlo in tutti e due i modi, evidentemente c'era un'alternanza possibile. Altro elemento interessante, hodie, che in latino ha mantenuto la sua componente bimembre, hodie, in questo giorno, nel falisco è stato trasformato e fuso in un'unica parola e c'è stato un fenomeno di erisione della D di fronte alla I, e quindi trasformandosi in hoie, è scritto foied con questa sovrapposizione tra la H e la F, tra il suono aspirato velare e il suono aspirato labio dentale, che è una caratteristica che Varrone sottolinea nel latino rustico o presso gli antichi, comunque è una caratteristica esterna, non urbana, probabilmente di ipercorrettismo. Si è trattato un caso di ipercorrettismo perché originariamente doveva esserci un ho, se ci si aspetterebbe una H, mentre invece si è ripristinata una inesistente F di fronte a una sovrapposizione di pronuncia delle spiranti. Dando velocemente un altro esempio, le dediche di Achilles al Tempio dei Sassi Caduti e Civita Castellana, abbiamo un caso in cui ci sono diversi casi di iscrizioni ripetute in cui è menzionato la divinità al dativo Tito Mercurio, letteralmente non è Mercurio ma sarebbe un Mercuvio, Mercuo, quindi è una forma diversa, non ha la suffissazione del latino ma una forma più vicina alla base Mercu, che doveva indicare la Merx, il commercio. E Titos mantiene quello che era non la sua funzione onomastica del latino, ma la sua funzione originaria di Titus come genius, come potenza generatrice, che si mantiene nel latino, dove in alcuni casi viene detto che Titus è il membro virile, soltanto in alcune sporadiche attestazioni, o addirittura il nome di un uccello, probabilmente per analogia in qualche modo, e si mantiene nel verbo titillare. Il verbo titillare deriva da questa originaria funzione di Titus come riferimento alla generazione, alla sfera della generazione. Nel caso di Tito e Mercuri, quindi abbiamo una forma arcaicizzante del nome del genio legato al membro virile. E più prezioso ancora è il nome degli Efiles, che sarebbero corrispondenti, ovviamente un calco linguistico, agli edili, ai ediles romani, però con un esito della media aspirata indoeuropea diverso, una F laddove noi, se fosse un prestito dal latino, avremmo ediles, ovviamente non dovremmo aspettarci, quindi è un esito italico all'interno di una lingua latina. Un ultimo caso, un ultimo documento, un'iscrizione di Faleri Novi, quindi probabilmente l'ultima, più recente attestazione di scrittura falisca, che è una scrittura falisca manierata, ormai molto latina, cioè quasi un latino falischeggiante, in cui sono stati introdotti alcuni dei segni come la R aperta, va bene, ma la A fatta a forma di R, cioè, potrebbe generare confusione, l'uso della F come segno a freccia, il sigma retrogrado, ed è un'iscrizione di dono, di dedica probabilmente, cioè sicuramente sacro a Minerva, Minerva sacru, con il nome di questo presumibilmente sembra un Laris, sembra quasi un nome etrusco, Cotena, pretore, pretod, de senatus sententiad, che è proprio latino, de senatus sententia, con questo uo, la sibilante finale, le vocali spesso, scusate, le consonanti finali spesso cadono nella scrittura del falisco recente, questo zenatus sarebbe diventato zenatuo, uotum, segnata anche la lunga, con una doppia o, dedet, quando datu recte cum captum, questo è un problema a capire che cosa significa, quando sarà dato oppure quando è stato dato, è stato
correttamente concepito, una cosa, se il voto o se la pronuncia quindi del voto è stato pronunciato correttamente, oppure se l'oggetto stesso del dono, questa è una tabella, quindi è stata probabilmente una scrittura monumentale, una dedica monumentale, non è ancora facile capirlo. E chiudo qui, vi ringrazio per l'attenzione. Ho rubato troppo tempo con il Lemmio. Dell'interpretazione non come F, che però sarebbe abbastanza la stella di Vetulonia. Tu hai fatto il confronto. Non ce l'ho. No, hai fatto il confronto. È interessante che poi, se si esclude quella documentazione, si va alla fine sesto, perché dalle documentazioni campane, se uno va a vedere, sembrerebbe una provenienza interna che risale verso poi l'area capuana, che risalirebbe, cioè se uno va a vedere le attestazioni del segno 8 nell'Italia meridionale, qualcosa tra Ponte Cagnano, Nola, e poi diventa un'abitudine della zona capuana. Quindi sembrerebbe accentuare, ripeto, il discorso interno, quindi con risalita e quindi con forte scambio italico. Nel caso campano c'è un continuo contatto con l'Etruria propria, e in particolare Ponte Cagnano è un contatto, un ponte aperto tramite mare con l'Etruria meridionale, quindi si può anche immaginare che ci sia una provenienza di scribi, un segnamento comunque di questo nuovo segno. Il problema del segno 8 è capire come e dove arriva per la prima volta, in una delle più antiche attestazioni. Sì, quello sì, effettivamente risale, infatti, questo risale. Infatti, no. Nella seconda metà del sesto deve essere codificato il segno, e poi dopo si diffonde, a fine sesto è diffuso dappertutto, per cui a fine sesto è diffuso dappertutto. Quando si va alla ricerca del primo, probabilmente quella, penso sia forse più antico, quindi più antica attestazione, togliendo la stella di Vetulonia, resta probabilmente la più antica attestazione, insomma. Non c'è nulla che sia. Il sesto, ma è no, c'è, bisognerebbe riuscire a capire, appunto, io penso che siano i centri diffusori, siano stati i centri delle grandi metropoli del Etruria meridionale, Tarquinia e Cerveteri, suppongo principalmente. Cerveteri lo abbiamo documentato poi nella Lamina di Virgia la prima volta, quindi un po' più tardi. No, sono i due punti dove inizia, dopodiché si diffonde dappertutto e alla fine sesto lo troviamo. 510, beh vabbè, sì, non intendevo fine sesto nel senso escludendo il sesto, vabbè, nel senso. Il problema della campagna è capire da dove viene, se appunto, la sequenza è da sud verso nord, io penso che la provenienza sia probabile sia da mare piuttosto che da terra. Io dubito che la provenienza italica sia stata policentrica. È probabile che il segno sia stato il sesto segno 8, sia stato inventato in ambito italico, sì, dopodiché sia stato importato in una scuola scrittoria particolarmente prestigiosa, vedi Tarquinia o Cerveteri, che lo ha diffuso altrove. A Veio compare pure nei contrassegni di Portonaccio, che quindi pure sono di quell'epoca, non compare mai nella scrittura, la scrittura veiente compare solo molto più tardi, quindi, però quell'epoca. Una cosa interessante per quanto riguarda i contrassegni di Portonaccio è che lì compare anche il sigma 4 tratti in opposizione al sigma 3 tratti, che è un tratto ceretano. Quindi sembrerebbe che la scrittura di quei contrassegni siano stati scritti con un modello grafico ceretano, che poi non viene utilizzato nella scrittura veiente, non compare altrove. Per cui potrebbe essere che il prestigio della scuola ceretana sia responsabile di questa diffusione del segno 8, tra le altre cose. Segno a quattro tratti, sigma a quattro tratti non si diffonde altrove. Io penso che anche il fatto che a Roma sia stato abbandonato precocemente il sigma multilineare sia un po' dovuto al legame con Cerveteri, dove il sigma multilineare aveva un altro senso, non era una S, era una sce, potrebbe essere, però è un'ipotesi. Ho notato a Lemmio, sigma, tratti, è in opposizione funzionale con quell'altro. Sì.
Sì, è simile al sistema ceretano. Quindi uguale al Solo l'etrusco ceretano però, nel senso altrove fuori da Cere non c'è questo, spesso si ripete nei manuali, c'è scritto che Veio adotta il sistema ceretano, si dice il sistema di Cere e di Veio, in realtà a Veio c'è sempre il Sade, il Sigma 4 tratti compare esclusivamente in opposizione al Sigma 3 tratti solo nei contrassegni di Portonaccio, che a questo punto forse sono un'anomalia, una deroga, non sono la norma, forse era uno scriba di formazione ceretana. Una cosa più verosimile, anche se chiaramente l'apparato decorativo è veiente, la scuola veiente, cioè, però forse lo scriba non era, aveva imparato a scrivere a Cere. Molte del centro scrittorio al santuario di Portonaccio, cioè non Veio, e che si caratterizza appunto anche per questo uso molto forte dell'interpretazione del genere, e quella la mantiene comunque. Sì. No, mi aveva colpito che io pensavo fossero state alcune tutte innovazioni dovute a Portonaccio, invece almeno per l'interpunzione ci sono esempi precedenti. No, la scuola di Portonaccio si individua bene nel passaggio tra la fine del VII e il primo quarto, per i primi 30 anni del VI. Poi alla metà del VI secolo già spariscono le iscrizioni di Portonaccio, per cui non abbiamo documenti per poter dire la continuazione della scuola. C'è un diverso modello, si vede bene, adesso non ho una diapositiva, si possono individuare il modello scrittorio più diffuso nella città, nell'area urbana, che è diverso da quello più diffuso a Portonaccio. Con interferenze, nel senso ci sono alcune iscrizioni con modello urbano nelle dediche di Portonaccio, poche, e qualche iscrizione di modello Portonaccio santuariale nell'area urbana. Le iscrizioni dell'area urbana sono di solito più antiche, si collocano quasi tutte nel corso del VII secolo e hanno una grafia monumentale più regolarizzata che somiglia molto al Cippo del Foro. Funziona anche nelle iscrizioni vascolari, per cui sono frammenti vascolari. Mentre al contrario quella di Portonaccio è una scrittura, è quella, il modello si vede abbastanza bene qui in questo qui davanti, quasi nelle lettere, ha la caratteristica di introdurre il segno a croce e ha una serie di caratteristiche grafiche comuni, spesso ci sono lettere più alte, eleganti o strette, il chi ha fatto a forma di fiore aperto, insomma, non a forma di tridente semplice ma a forma di fiore aperto, la Z invece che con le traverse così orizzontali ha le traverse oblique e tagliate, quindi è una maniera scrittoria, non è soltanto una norma vera e propria ma una maniera di scrivere. L'introduzione del segno a croce è importante perché poi ha una sua una ripercussione probabilmente sul latino di Roma, suppongo. E la cosa interessante in questo caso è che anche il modello di Portonaccio ha un confronto parallelo a Roma, ma non nel Cippo del Foro quanto nell'iscrizione di Duenos. Per cui si direbbe che i due modelli di Veio, quello santuariale e quello aristocratico, diciamo, si ripercuotono sui due modelli di Roma, quello ufficiale del Cippo del Foro e quello invece d'uso più comune che è quello del vaso di Duenos. Poi penso che ci fossero diverse scuole scrittorie anche in una sola città, è molto probabile che almeno nell'età orientalizzante ogni casata principesca di un certo rango aveva il suo scriba e quindi che cambiava qualcosa, nel caso di Chiato e Cere Vetulonia derogano molto dalla scrittura di Cere. Questo spiegherebbe bene le varietà, ecco, l'esistenza di varianti. Penso che il valore identitario della scrittura nell'età orientalizzante in Etruria sia un valore identitario più per famiglie aristocratiche, mentre invece magari in altri contesti si trova più un valore identitario tra i gruppi etnici. Penso ad esempio a tutti i vari popoli italici del comparto tiberino. Ogni iscrizione che troviamo c'è un modello diverso di scrittura, quindi probabilmente ogni piccolo centro, piccolo gruppo di questi che controllavano i valichi del territorio aveva il suo scriba che variava qualcosa, l'iconico di Uppsala diverso dalla iscrizione della fiaschetta di Poggio Sommavilla, diversa da quella di Chiusi, Poggio Caiella, o l'iscrizione del Ferrone, sembrerebbe che sono proliferare di tanti diversi modelli di scrittura. Possibile che fosse questo lo scopo identitario, di distinguere, ognuno ha la sua grafia, più o meno intellegibile, più o meno poi sono simili l'una all'altra. Sì, dovevano essere facili. Invece per il Lemme, ti volevo dire, la nuova iscrizione di Simone, ecco, le linee 1-2, ecco, io non ero molto convinto del fatto che la prima che si leggesse fosse la seconda, come sosteneva De Simone, mi sta anche
mandato una mail quando andò al lavoro, eccetera. Ma non... la motivazione. Non lo so, la mia impressione è che si legge quasi meglio dall'alto in basso come un lustro fedico normale, anche perché in quel caso si capisce molto bene che finisce un po' prima, c'è almeno uno spazio non lungo prima della fine, c'è una differenza. Beh, mentre facendola cominciare da lì, insomma, giusto perché quel modo avrebbe consentito di avere la parola, non so, non mi convince molto questa risposta. L'ordinazio è piuttosto precisa, nel senso che l'iscrizione di sotto, che ha meno lettere, è stata fatta più larga, quindi probabilmente è stato deciso prima come doveva essere impaginata. Sì, è stata fatta così tranquillamente. Non c'è in realtà spazio qui, una cosa particolare è che questo epsilon è stato fatto con dei tratti molto piccoli. Ah, qui sotto? C'è praticamente lo spazio di una lettera, sta scrivendo meglio sulla pietra. Sì, quindi nel caso in cui fosse stata. Però è un indizio minimo. Non lo so, d'altra parte, se nella storia di Camilla non si comincia con Olaia e sì, che ha lo stesso la presidenza del presidente. Nel caso no, quello dell'iscrizione di Caminia. Olaiesi c'è, ma si comincia con Olaiesi, ma nella laterale, quella scrizione laterale comincia Olaiesi, Foche Asale. In realtà non cambia nulla se si rovesciano, cioè, è solo per mantenere un ordinamento che è più simile a quello dell'etrusco, mettendo il soggetto all'inizio. Nel caso in cui si metta il pertinentivo all'inizio, abbiamo qualche esempio anche etrusco, cioè Caesi, Prismiesi, Aulesi, Meteris, cioè ci sono casi in cui il pertinentivo è messo all'inizio per mettere in evidenza il destinatario secondario. Per cui è possibile che sia così. Strano però a questo punto mettere prima il verbo e poi il soggetto, l'oggetto, insomma, poi non abbiamo abbastanza morfologia lemnia, sintassi lemnia per poter dire. Si poteva giocare e metterle. Potrebbe esserci anche qualche motivo di cadenza metrica che noi non conosciamo, solo in teoria. No, resta un problema sapere se sono tutte e due nomi oppure no. Bello anche quello che hai detto dell'iscrizione di Roma, appunto da scalicarci, che pensavo fosse latino, e potevo dire, invece è una suggestione molto forte. Mi era venuta avanti ieri per un'altra iscrizione del Lazio, ma ce ne andiamo in privato, mi era venuta l'idea, ma potrebbe essere un insieme di multilineare, però un po' diverso. Cioè, una domanda, ma escluso a priori il discorso di divisione di parola? No, divisione di parola c'è, nel senso, la però nell'iscrizione, che prima, nell'iscrizione di Caminia ci sono dei punti che sono regolati di una lettera, ci sono diverse volte il sigma, diverse volte, questo non può essere una divisione di parole, a meno di non pensare che la S sia non l'avevo. È possibile che questo sia davvero, cioè uno è la divisione di parole e l'altro identifica la divisione di morfema. È possibile. Certo, è soltanto per il genitivo e solo in alcuni casi, per cui, però. E ci sono anche casi con due punti o un punto. Oddio, io non ho visto personalmente l'iscrizione. Mia colpa, perché avrei dovuto andare a Venezia a vederla quando è stata esposta. Dovevo andare ad Atene a vederla. Perché non si vede, allora no, devo andarla a vedere per vedere se anche personalmente rendermi conto, perché ho notato che c'è molta differenza tra un apografo e l'altro. Per esempio questo i punti spariscono. Vedere, poi per esempio in questo caso questo è il migliore di apografo, credo, quelli che ho visto, però è irregolare, questo lambda è troppo in alto rispetto a com'è sulla pietra, per cui bisognerebbe andarlo poi a vedere. In realtà qui finisce quasi regolarmente, quasi alla stessa altezza rispetto all'altra parte, per cui. A me sembra una motivazione forte questa qui, della natura etrusca della istruzione, perché, e penserei anche che non è da pretendere che la puntuazione sillabica sia regolare, perché quello è un delitto di una pratica. Perché la puntuazione sillabica, almeno insomma, come è logica,
doveva essere un sistema per insegnare a scrivere, però finalizzato al momento dell'apprendimento della scrittura. Quindi quando noi lo troviamo così non si indica niente né a livello di lettura né a livello di scrittura, anche ai ragazzi dice fate come se non ci fossero questi punto lì quando si insegna a leggere ai ragazzi, perché è un vero delitto, una specie di iniziamento acquisito quando si impara a scrivere. Quindi è da meravigliare, non è da pretendere secondo me che sia applicato regolarmente. Una cosa che l'apprendista scriva deve applicare, dovrebbe dimenticare, poi sparisce infatti. Va detto però che così, con tre punti ai lati, due punti da un altro, non compare mai. Ce n'è uno solo, Vanni che l'arche del canas, quello è l'unico caso in cui c'è. Poi c'è un caso di una fiaschetta, quella lì con l'asca Ilevana, che prima c'è scritto Sela, gli unici punti sono intorno a Sela, tre punti prima, se, un punto, là, tre punti, è l'unico. E io suppongo che quello sia un caso di cui si è voluto espungere, è un caso possibile, in cui si è voluto espungere proprio l'intera parola quella. E adesso negli atti del sul bollettino con la tecnologia italiana sta per uscire gli atti dell'incontro in cui è stato Formigli e Daniela Ferro hanno presentato le prove che la fibula è autentica, compresa la sua iscrizione. Ci saranno una serie di studi e lì ho scritto qualche cosa su questo argomento. Uscirà sul bollettino con la tecnologia. Dovrebbe uscire a momenti, penso, ormai entro quest'anno o l'anno prossimo, senza dubbio. Poi tanti per tagli volevo chiedere questa cosa. Agostiniani dove l'ha pubblicato prima, perché l'ha anticipato diverse volte la natura Ma dove sui corollari, sui corollari, il studio Colonna. Quindi. No, lui diceva che ha ricavuto uno spazio, parlavo, mi mette tutti quanti i disegni di diverse cose. E io lì ho imparato quel punto. Mi ha convinto perché ha messo lì tutti i disegni vecchi e cose. Sì, l'ha detto varie volte. Però... Marisa, di Bellelli. Ma che possibilmente ce ne potevano essere altri dietro, magari fare una professione, possibilmente, non si può mai sapere. Vincenzo mette a confronto anche una stele di quelle lastre, delle lastre ceretane, delle dipinte, che ha due pieghe, uno vicino all'altro, messi con lo scudo uno vicino all'altro. Non me lo ricordo, come da guardare. Allora, questo potrebbe essere utile andare a cercare. Nel museo di Ankara, io lo racconto agli studenti, perché per fare lezioni bisogna anche andare a cercare, eccetera. E effettivamente se uno guarda la biografia, che ogni po' gli studi in onore, l'eroe. E poi lo dice nel testamento, non è una stella ma un pezzo di e c'è un pezzo. Questa chiave di lettura è veramente il modello della stella di infatti, che a quel punto questi contatti oriente e occidente sono molto meglio. con questo suggerimento si può andare di nuovo a riguardare tutta la documentazione anatolica e vedere se c'è un confronto, perché questa stella restava senza confronti, se diventa un rilievo forse i confronti si trovano. Io mi ricordo che quello lì è un rilievo. Poi in realtà Vincenzo ha fatto anche tutta una serie di altre osservazioni sui dettagli anatomici del viso, tratti che sono stati trascurati, questa linea qui l'ha notata lui, che di solito non viene riprodotta. Ma lui l'ha vista, è andata a guardarla? No, infatti,
pubblica delle foto che gli ha mandato Paleotodoros, poi se è andata a guardare penso di sì, non gliel'ho chiesto però, penso di sì però. Grazie ancora.